Molto bene, allora benvenuti a tutti a questo webinar odierno. È per me un incontro che è un piacere e un onore introdurre e moderare. Un incontro dedicato al tema di salute e resilienza in nuovi orizzonti del contenzioso da responsabilità medico-sanitaria e le alternative al processo. Si tratta di un incontro che ho fortemente voluto nel quadro del progetto Conflict Managers of Tomorrow, un progetto da me fondato e coordinato, un progetto di ricerca e di didattica innovativa che ho creato e che attualmente coordino presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento. È un incontro che si inserisce nel percorso di educazione continua medicina con cui la nostra facoltà collabora. Con questo spirito di collaborazione e con questo percorso di educazione continua medicina, ho pertanto contattato i relatori di quest'oggi, i quali hanno prontamente e positivamente accolto il mio invito e quindi l'idea di confezionare un evento che su questo tema fosse indirizzato non solo a giuristi e quindi principalmente ad avvocati, mediatori che giuristi siano, studenti di una facoltà di giurisprudenza, ma anche indirizzato a soggetti non giuristi e in particolare mediatori e infermieri. Di qui anche l'impostazione di questo webinar, che vuole muovere da una relazione introduttiva che intende affrontare i temi vasti e complessi di salute, benessere, cura, responsabilità da differenti prospettive, per passare poi attraverso due relazioni centrali che affronteranno invece questioni più prettamente giuridiche relative alla responsabilità medico-sanitaria, così come confezionata, ridisegnata dalla legge numero 24 del 2017, le alternative al processo previste come condizioni di procedibilità della domanda giudiziale in quella stessa legge, e quindi concludere con l'analisi di un caso concreto. Un caso concreto che verrà illustrato ed esaminato dai nostri avvocati mediatori, che ci indicheranno come quel caso concreto specifico è stato affrontato e come invece avrebbe potuto essere risolto. E speriamo che questa indagine di un caso concreto che concluderà questo webinar possa essere, diciamo, il banco di prova di quelle nozioni teoriche che guadagneremo nella prima parte di questo incontro. Il pubblico è volutamente variegato. Dicevo, l'incontro si indirizza non solo a giuristi, ma anche a chi giurista non è. E spero che questo rappresenti un quid pluris del webinar odierno, a riprova del fatto che quando parliamo di conflitto, parliamo di un fenomeno oltremodo complicato, che involge profili diversi, i più diversi, e che quindi per essere risolto in modo appropriato, in modo efficace, necessita di un dialogo tra diverse prospettive e quindi tra diverse discipline. Proprio in ragione di ciò, dicevo, abbiamo voluto una relazione introduttiva dell'avvocato Giampaolo Di Marco sul tema di salute e benessere versus responsabilità e cura. Un cappello introduttivo importante e ambizioso che ci viene affrescato dall'avvocato Di Marco, che è mediatore accreditato e direttore della scuola di alta formazione in Alternative Dispute Resolution, una scuola organizzata dall'Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione, UNAM, in collaborazione e in convenzione
anche con l'Università di Trento, la nostra università, e con quelle di Firenze e di Perugia. Una scuola che, lo dico con orgoglio, partecipando anche all'Università di Trento, una scuola che ha riscosso un considerevole successo e che sin dalla lezione inaugurale, dalla prima lezione, ha ricevuto anche il plauso della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Con piacere e onorata do quindi immediatamente la parola all'avvocato Giampaolo Di Marco per questo bel affresco su salute e benessere versus responsabilità e cura. A te la parola, Giampaolo. Grazie Silvana. Innanzitutto ditemi se si sente bene il mio audio, così ecco, perché poi magari strada facendo potrebbe migliorare o peggiorare, perché quando si parla si hanno anche degli alti e dei bassi dal punto di vista vocale. Innanzitutto grazie davvero per questo invito in un evento molto 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 bello, molto molto importante per me, perché su questi temi, come tu sai, anche insieme a Maurizio in precedenza ci siamo occupati sin da Trani, forse Maurizio se lo ricorderà, ma facemmo forse un primo intervento su questo proprio a Trani qualche anno fa, e la pandemia non sapevamo ancora cosa fosse se non nella sua parola. Oggi invece ci ritroviamo a parlare di questo tema utilizzando una parola che veramente forse fino a qualche tempo fa la resilienza era una parola solo da vocabolario, oggi invece è diventata una parola importantissima e fondamentale. Ringrazio e saluto tutti gli amici che in ordine sparso vedo su questo sul video. Alcuni sono nostri soci UNAM, un'altra è la vice direttrice di questa scuola che tu hai correttamente inquadrato come una scuola che, insieme all'impegno di tutta l'associazione UNAM, vuole dare seguito ad un modello italiano di mediazione, grazie al contributo di tutti, te compreso, e mi auguro che questo percorso possa proseguire e che si riesca davvero ad arrivare ad un modello italiano di mediazione e di negoziazione. Venendo al tema, come ti dicevo, rispetto all'elaborazione del mio pensiero risalente al 2015-2016, quando per ragioni personali di studio ho approcciato il mondo della responsabilità medica, come dicevo, c'è di mezzo il periodo pandemico, che ha un po' stravolto tante cose, non solo le abitudini. Forse le abitudini sono quelle che prima di ogni altro hanno fatto presto ad adeguarsi alla nuova forma di vita che ci viene riservata dal tempo presente. Prova ne sia quello che stiamo vivendo noi oggi. Fino a un paio di anni fa, ipotizzare un incontro di natura formativa e scientifica di questo genere era forse riservato ad un relatore che a distanza, con tante persone in presenza, faceva il saluto perché impossibilitato a presenziare. Oggi invece è diventato il criterio migliore per fare formazione e non perdere le opportunità formative che vengono offerte dai tanti soggetti che si occupano di formazione. Perché avevo approcciato questo tema? Avevo approcciato il tema perché mi ero appassionato ad un paio di letture di cui ti parlai precedentemente, quando quasi un anno fa avevamo pensato di organizzare questo evento. Ed erano due testi che di giuridico no, avevano poco quanto niente. Uno era La scomparsa del dottore e un altro era quello di Malati fuori luogo. La scomparsa del dottore, redatto da Giorgio Cosmacini, che è un filosofo della medicina, nonché un antropologo, si occupava di ripercorrere un po' le questioni legate al ruolo del medico nel panorama sanitario recente, e quindi da questa lettura, che poi in realtà al suo interno si occupava anche delle questioni di responsabilità, ovviamente non in una chiave esclusivamente giuridica, ma principalmente antropologica e filosofica, andava a verificare qual era la compatibilità del rapporto medico-paziente nei tempi moderni. L'altro testo che io invito tutti coloro che sono con noi a leggere, quello dei Malati fuori luogo, era addirittura una rilettura dell'integrazione socio-ambientale delle persone, degli immigrati, che ovviamente arrivando nel nostro paese molto spesso si trovano a
ricevere delle cure non avendo un lessico adeguato all'espressione del proprio male. E ci lì all'interno troverete degli esempi che, onestamente, se dovessi io essere un medico, per dire, di pronto soccorso, mi preoccuperei seriamente, perché molto spesso dei sintomi che noi italiani, tanto per fare l'esempio, mi fa male lo stomaco, penso anche all'infarto, non penso solamente ad una potenziale indigestione. In altre culture il male di stomaco addirittura viene visto come un presagio di una sventura colossale, quindi provarlo a spiegare ad un medico diventa una cosa particolarmente complessa. Da questo percorso è nata poi la riflessione in ambito giuridico e la riflessione poi nel 2017 dalla legge Gelli Balduzzi su appunto questo rinnovato rapporto medico-paziente. Quindi da qui salute e benessere. All'interno di questo percorso antropologico c'era appunto questa contrapposizione, una contrapposizione che oltre che essere antropologica poi si trasformava in una contrapposizione fattuale al momento in cui da giuristi si andava ad approcciare il tema della responsabilità medica. E qui veniva in gioco il ruolo del mediatore. Quindi era una costruzione ed è una costruzione logico-giuridica che nasce dal presupposto che la mediazione non è un luogo dove esclusivamente si fanno i conti in termini patrimoniali e non con la potenziale responsabilità di un medico, ma l'abbiamo sempre detto, la mediazione è un luogo del dialogo che tende a ricucire quegli strappi che fisiologicamente si creano nella società civile nell'essere essi stessi rapporti interpersonali, sia di natura giuridica, ma anche sia di natura principalmente emotiva. Ed allora sono andato a riprendere tutte le definizioni che, tra l'altro, non ancora vengono aggiornate, della salute dell'OMS, a partire dal 1946, quindi a capire strutturalmente il concetto di salute e contrapposto poi piano piano a quello di benessere, ma soprattutto quello di salute, come è stato declinato nel corso degli anni. E piuttosto sorpreso, ho avuto modo di vedere che nel 1946 la definizione dell'OMS era lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non una semplice assenza di malattia. E questo è quello che vi sto dicendo, il preambolo alla costituzione dell'OMS del 1946. Poi pensate che attraversiamo un lunghissimo periodo fino ad arrivare al 1984. Nel 1984 l'OMS aggiorna questa definizione e non lo fa per ragioni squisitamente mediche, lo fa più per ragioni socio-economiche, perché è stata proprio questa spinta socio-economica a rendere necessario un cambiamento di questa definizione, che ovviamente nel 1946 è facile ipotizzare, frutto del periodo bellico, la parola fisico, mentale e sociale, quindi non semplice assenza di malattia, era tendenzialmente più un'incitazione al cambiamento post-bellico piuttosto che un effettivo cambiamento dello stato di salute, perché metà del globo aveva vissuto, stava iniziando il cammino di uscita dal periodo post-bellico, quindi era necessario coinvolgere degli altri aspetti e fattori della vita di relazione di ciascuno, quindi quello fisico, quello sociale, quello economico, che completassero l'aspetto della salute. Nell'84 comincia a farsi avanti una definizione che tende ad individualizzare l'aspetto della salute. E quando trattiamo la questione dal punto di vista individuale, capite che è facile immaginare che il paradigma spinto da tanti fattori, come abbiamo detto prima, sociali, economici, giuridici e anche personali, la dimensione collettiva tende a sostituirsi con la dimensione individuale. Tenete conto che il 1984 non è nel nostro paese tanto lontano dalla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che risale alla seconda metà degli anni 70, e quindi la salute globale, seppur individualizzandosi nel nostro paese, tende ad assumere una dimensione sociale molto importante,
non tanto tempo prima da questa nuova definizione dell'OMS. E quindi viene data come la possibilità di un individuo, di un gruppo, quindi di un determinato apparato, di realizzare le proprie aspirazioni e soddisfare i propri bisogni, oltre che cambiare e adattarsi all'ambiente. Quindi la salute diventa una risorsa per la vita quotidiana, non un obiettivo per la quale si vive, è un concetto positivo che pone l'enfasi, come dice la parola stessa, sulle risorse sociali e personali, così come sulle capacità fisiche. Dal 1984, con un intermezzo sostanzialmente ripreso poi da parte mia, andandolo a prendere dalla Treccani del 2005 o dalla rivista Lancet del 2009, questo individualismo tende ad estremizzarsi per poi ritornare nella definizione dell'OMS del 2011 ad una capacità di adattamento e autogestione di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive. E dovete considerare che per arrivare alla definizione del 2011 dell'OMS ci sono voluti 3 anni di lavoro. Sono iniziati nel 2008 e sono terminati nel 2011 con questa definizione, dove la differenza con il passato sostanzialmente deriva dalla somma dell'individualismo. Mentre quella che abbiamo visto nell'84 tendeva all'esaltazione dell'individuo, questa tende all'esaltazione dell'individuo ma sommato insieme ad altri. E trovate i primi approcci di capacità di resistenza agli adattamenti sociali ed economici. In tutto questo però, se queste sono le macro definizioni di organismi accreditati, in tutto questo noi però incontriamo un passaggio che noi giuristi non possiamo dimenticare, ovvero sia quello che medio tempore la responsabilità civile da attività sanitaria comincia a connotarsi in un determinato modo, che ovviamente gli altri relatori parleranno, che sicuramente incide non tanto e non solo sull'istituto giuridico in quanto tale, ma incide sulla percezione dei singoli della responsabilità. Quindi a fronte di una perdita di un diritto fondamentale alla vita di ciascuno come è la salute, così come è concepita da sempre nella nostra Costituzione, comincia a farsi breccia il pensiero della patrimonializzazione di questo danno. Quindi sostanzialmente la questione quasi squisitamente patrimoniale tende a far perdere tutto questo retroterreno emotivo ed antropologico che c'è sul diritto alla salute, per lasciare lo spazio a questa associazione responsabilità patrimonialità. E questa diventa per un breve periodo la prima vera grande sconfitta del percorso della responsabilità sanitaria, perché il tutto derivava dalla circostanza che al concetto di salute, ovvero sia come un'assenza di malattia, quello che ci dicevano gli antropologi, la salute è un'assenza di malattia, senza dimenticare che per definizione la vita di ciascuno di noi è fisiologicamente attinta da patologie, e qui vi metto la contrapposizione tra la fisiologia e la patologia, è fisiologicamente attingibile da eventi patologici all'esito dei quali noi possiamo semplicemente dire che avremo una salute residua, cioè dal cascame sintomatologico precedente noi sicuramente avremo la possibilità di recuperare, ma per definizione viene detto che abbiamo una salute residua. A questa salute residua si contrappone nel corso degli anni il concetto quasi esclusivo di benessere, ovvero sia la circostanza che non si accetta che all'esito di un evento patologico ci possa essere un cambiamento di vita tale per cui le abitudini di prima non possano essere più proseguite nel futuro. Sia per ragioni legate non necessariamente alla responsabilità del sanitario, ma proprio perché quell'evento patologico ti lascia un cascame tale per cui se prima facevi 100 vasche di piscina, adesso se ti va grassa ne fai 50. Ecco, accettare questo passaggio all'esito di un percorso patologico diventa un problema tale per cui
si cerca e si chiede al medico non più una semplice cura da quella patologia, ma si chiede una semplice cura unitamente alla possibilità di proseguire le abitudini di vita, di relazione di prima per il futuro. In questo passaggio, cioè quando non si realizza diciamo questa aspettativa, che sotto certi aspetti potremmo anche ritenere lecita, ma ahimè troppo pericolosa, perché se la scienza medica è per definizione una scienza, l'aspettativa non è una scienza, è un tuo bisogno, un tuo interesse che di fatto non può essere richiesto, ma non può essere neanche assunto come a diritto, tale per cui in sua assenza tu ne chiedi e ne imputi la responsabilità al sanitario che ti ha curato. Quindi in questi passaggi spero di essere riuscito a trasmettere la chiave di lettura che c'è in questo decennio post decreto legislativo 28, dove proprio queste mutazioni di concezione antropologica della salute contrapposta al benessere. Guardate, vi porto un esempio semplice, non posso fare nomi perché non si fanno pubblici, non si possono fare pubblicità, ma se voi prestate attenzione ad una grande compagnia assicurativa, questa compagnia assicurativa di recente faceva la pubblicità delle proprie polizze contrapponendo la salute e il benessere, cioè diceva salute e benessere sempre assicurati. Questa contrapposizione vi dava la misura che l'interesse del soggetto dal punto di vista del marketing era quello di poter fare sempre tutto avendo la copertura diciamo assicurativa che gli mandava diciamo indenni dai rischi economici che ci potessero essere dietro le patologie. Però la parola benessere veniva associata all'assicurazione di un rischio, quello della salute, che appunto è un rischio fisiologico. Per definizione ciascuno di noi, spero il più tardi possibile, potrà andare incontro a delle patologie. Ecco, probabilmente il periodo che stiamo vivendo, cioè quello del Covid, potremmo dire che ci ha proprio sbattuto in faccia questo passaggio fondamentale tra salute e benessere, dove la possibilità di preservare, ancor prima che conservare, la salute nostra e quella del prossimo è assolutamente contrapponibile a quella del benessere, perché tu, nonostante potessi fare tutto per difendere te stesso e i tuoi prossimi congiunti dagli altri, non potevi più fare ciò che fino all'altro ieri avevi fatto con una certa disinvoltura. Dal gesto più semplice dell'andare a fare la spesa a quello di praticare dello sport, che è dovuto, che per definizione la pratica dello sport è una fase di conservazione del benessere individuale, che questo non potesse essere. Quindi ad oggi ci troviamo in questa fase di transizione con la riscrittura di questi aspetti fondamentali della vita di relazione. A questo si aggiunge un ulteriore aspetto. Naturalmente Silvana, quando sto per sforare o per avvicinarmi, mi dici fermati, smetti che io mi fermo. A questo c'è un ulteriore aspetto fondamentale sul piano del rapporto medico-paziente. Ripeto, chi avrà il piacere e la voglia di andare a sfogliare questi testi troverà che l'incipit è la medicina guadagnata in tecnologia, ciò che ha perso in umanità. Perché qui, e anche su questo potremmo affrontare ore e ore di dibattito nel nostro settore, cioè quello della giustizia in senso stretto, la sostituzione della macchina rispetto al pensiero tradizionale. Però sappiamo che mentre nel caso nostro è quella che noi invocheremo oggi intelligenza artificiale sostitutiva, nell'ambito sanitario è un'intelligenza artificiale quasi squisitamente integrativa, cioè va a favorire, dal punto di vista dell'elaborazione, va a favorire l'intervento del medico sia dal punto di vista della singola operazione, sia dal punto di vista della diagnosi ed eventualmente della cura. Quindi diciamo che sotto questo aspetto quello che viene recriminato sul piano dal punto di vista antropologico, che cos'è? È il rapporto umano che la macchina integrativa dell'attività del sanitario tende ad allontanare. E sappiamo benissimo che dal punto di vista emotivo, probabilmente di più di come avviene dinanzi ad un avvocato, la persona sostanzialmente si mette a nudo e avrebbe bisogno di un aspetto profondamente umano
nella vita di relazione. Ed è qui, ecco, che partiva l'elaborazione, diciamo, il pensiero alla mediazione, allorquando il mediatore, diciamo, si trovava, povero malcapitato, una persona che aveva subito un danno grave alla vita propria o alla vita di un prossimo congiunto, qual era quella rinnovata cassetta degli attrezzi di una responsabilità così importante come quella alla vita di ciascuno e alla salute, quale potesse essere l'approccio. Ed era questo che mi aveva portato ad individuare nel, diciamo, nei luoghi dove abbiamo potuto, come dicevo con Maurizio, provato a raccontare questi passaggi nei corsi di formazione, provare, ecco, ad indagare proprio su qual era il concetto di base che ciascuno aveva della salute e del benessere. Cioè, se io ho di fronte, per semplificare, se io ho di fronte una persona che estremizza il concetto di salute nella semplice assenza di malattie, nel poter fare ciò che vuole, io capisco che di fronte avrò una persona che difficilmente potrà accettare la posizione del sanitario che dice: io ho provato a fare di tutto per salvare il tuo prossimo congiunto, ho provato a fare di tutto per salvarti dalla malattia, anche se oggi hai delle limitazioni, perché capirete che si ha un qualcosa, un qualcuno di fronte che difficilmente riuscirà a comprendere le ragioni dell'altra parte. A questo poi si aggiungeva che cosa? Si aggiungeva un passaggio fondamentale, di cui sicuramente Maurizio vi parlerà dopo, ne tratterai anche tu, il passaggio determinante che in ciascuna questione della responsabilità in ambito sanitario, partendo dalla questione del consenso informato, che oggi assurge a un diritto vero e proprio, che si è trasformato nel corso del tempo nei modi e nelle forme nelle quali è stato declinato. Oggi il decreto Balduzzi, il decreto Gelli, rispetto a quello Balduzzi, ha ulteriormente migliorato il sistema di prestazione del consenso informato, addirittura ampliandolo ai prossimi congiunti, cosa che prima non era chiaro se potesse essere fatto, comunque veniva fatto in una forma da me che io non condividevo, come rapporto interpersonale tra il malato e il prossimo congiunto e il sanitario. Partendo da questo presupposto, necessitava quindi di un'indagine e necessita di un'indagine di carattere tecnico. Da qui il problema fondamentale, che nel panorama della responsabilità medica non c'è solo l'avvocato, non c'è solo il mediatore, ma ahimè c'è quasi sempre bisogno di una parentesi tecnico-scientifica all'interno della quale vanno ad operare ovviamente persone diverse da quelle che hanno partecipato al primo impatto con la responsabilità medica o comunque con colui che richiede tutela in questo ambito, che sono appunto i consulenti tecnici. Ripeto, li affronterete voi, lo farete voi, lo direte voi. Anche in questo passaggio, consentire al consulente di conoscere o comunque di apprezzare nella parte questi aspetti prettamente emotivi, prettamente di carattere personale, credo sia utile per poi andare a completare il percorso di natura conciliativa, ma anche quello giudiziale, ovvero sia significa anche accettare una sentenza, perché quando io ho scavato e ho riconosciuto questi passaggi, lì dove la mediazione e la conciliazione non sono riusciti per n motivi, ma mi auguro non solo di natura patrimoniale, perché ripeto, se fossero solo questioni patrimoniali sarebbe una grande sconfitta per la mediazione come istituto, saper accettare una sentenza. Poi, naturalmente, in questo non ci dimentichiamo che si affacciano su queste sponde anche questioni di carattere penalistico. Certo, non verranno indagate nell'odierno incontro, però provate ad immaginare cosa significa riuscire ad accettare un percorso penalistico dove accade esattamente il contrario di quello che diciamo noi, dove non c'è alcuna forma di indagine dal punto di vista emotivo, anzi quella emotività viene rovesciata al fine di una
esaltazione dell'attività del medico, perché giustamente lui si deve difendere, e addirittura l'altra parte si vede narrare una storia probabilmente diversa da quella che lui stesso ha vissuto. Allora, accettare il concetto, i concetti che ci siamo detti poc'anzi, accettarli, quindi avere una grande consapevolezza di cosa sia dal punto di vista personale la salute, non dico dal punto di vista giuridico, non dico dal punto di vista della legislazione sanitaria in quanto tale, ma un vero e proprio concetto dal punto di vista antropologico, serve a chi subisce il danno, ma anche a colui, all'operatore, colui che si trova di fronte un soggetto che abbia subito un danno ad un diritto così importante della vita di ciascuno, credo che sia un approccio diverso, fondamentale, ma anche collaborativo. Non a caso, in un passaggio dell'elaborazione diciamo di questo pensiero, c'era un confronto particolare tra la consapevolezza e la responsabilità. Perché la cosiddetta fase che io definivo la fase della consapevolezza era tutta una fase preliminare che appunto involgeva questo aspetto della salute e del benessere, che tendenzialmente andava a ridurre quel momento fondamentale del rapporto che c'è tra il mediatore e la parte, che poi noi riscontriamo in diversa misura e in diverso modo in quasi tutte le mediazioni, che è quello legato alla simmetria informativa. Il primo nemico solitamente dell'avvocato in genere è sempre la simmetria informativa che c'è tra te e il cliente. Al pari, ma essendo quella, diciamo, quella dell'avvocato un rapporto dove c'è la fiducia a monte, nel rapporto con il mediatore la simmetria informativa rischia di giocare un bruttissimo ruolo proprio al mediatore, che in realtà non ha una fiducia ma un vero e proprio impegno a gestire, a trovare un percorso solutivo. Allora, nella parte della consapevolezza contrapposta alla responsabilità, c'era tutto questo percorso che permetteva al mediatore, permette al mediatore di individuare quali sono i punti psicologici della parte, affinché possa lui stesso avere la consapevolezza magari di quello che l'altra parte gli dirà sul percorso sanitario. Vi porto questo esempio in chiusura, poi magari lo riaffronteremo, se ci sono domande lo riaffronteremo quando parleremo del caso pratico. L'elaborazione giurisprudenziale sulla perdita di chance è l'esempio, diciamo, più semplice che mi verrebbe da fare quando, a fronte di un paziente morto, io devo far capire che il danno che viene risarcito è limitato alla perdita di chance, cioè ad una ridotta possibilità che questi ha avuto di salvarsi, contrapposta al fatto che dice: ma quello è morto. Quindi la morte fa 100, la perdita di chance fa 50. In questo percorso c'è il riconoscimento che il lavoro altrui non è stato un lavoro completamente sbagliato, è stato un lavoro che per una serie di fattori ha comportato un evento che originariamente nessuno si aspettava. Ecco, questo dal punto di vista estremamente semplice mi è servito e mi serve per provare a spiegare quanto sia importante il rispetto, quindi il riconoscimento del percorso sanitario avuto dal paziente, e quindi anche la conoscenza e la riconoscenza di questo percorso sanitario. Perché ad esempio, se io, non indagando, partendo dalla salute e il benessere e cominciando a fare domande se si ha la distinzione tra la terapia, la diagnosi e la cura, e quindi la distinzione tra questi tre momenti, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista antropologico, quindi come hai vissuto la fase della terapia, la fase della diagnosi, la fase della cura e quindi del percorso sanitario, ecco, in questi aspetti, che sono aspetti largamente intrisi di emotività e di umanità, così si riesce ad individuare e recuperare quella parte emotiva e umana della responsabilità in ambito sanitario che in realtà, come vi dicevo all'origine, il percorso giuridico aveva teso tendenzialmente a patrimonializzare, quindi alla fine si usciva responsabilità, risarcimento, e portava ad un arretramento anche della partecipazione
dei soggetti coinvolti, faccio l'esempio degli ospedali, delle ASL, che per lunghissimo tempo e ancora oggi hanno questo cascame, ancora oggi non partecipano perché l'unico problema che loro hanno è un problema di carattere squisitamente patrimoniale. Ecco perché partendo da quelle letture, ho provato ad elaborare questo ripensamento della responsabilità della mediazione in ambito sanitario per cercare di conservare l'aspetto sicuramente della tutela del diritto e quindi che non fosse la mediazione un'assenza di giustizia, ma fosse una giustizia consensuale che permette, attraverso il recupero di tanti fattori, compreso quello giuridico, di avere una tutela autonoma del proprio diritto. Io mi fermerei qui se non ho abusato del vostro tempo. Perfetto, assolutamente in tempo e ringraziamo davvero l'avvocato Giampaolo Di Marco per questo affresco che, come dicevo, aveva proprio lo scopo di mettere in prospettiva tutti i diritti e gli interessi che stanno intorno a questo conflitto complesso, che è quello che nasce nel contesto del rapporto tra paziente, medico e struttura sanitaria. E penso che abbia davvero, partendo dal concetto di salute, di benessere, di cura, di responsabilità, evidenziato come non sia semplice muoversi in questo campo e come da un lato vi è questa, sicuramente da rivalorizzare questa visione antropologica della salute, dall'altro lato però vi è chiaramente la giuridizzazione di questo concetto che spinge verso poi la sua netta patrimonializzazione. E in questa direzione, direi senza davvero soluzioni di continuità, ci addentriamo su quelli che sono gli elementi essenziali della nostra vigente disciplina in materia di responsabilità medico-sanitaria. E abbiamo l'avvocato Carlo Bona, che è professore a contratto presso l'Università di Trento e quindi docente di diritto privato presso la nostra università, che affronterà questi nuovi orizzonti della responsabilità medico-sanitaria, sottolineando quali sono le vecchie, ma anche le nuove questioni che la legge numero 24 del 2017 ha affacciato. Carlo, a te la parola. Grazie. Allora, devo ringraziare per l'invito perché è indiscutibilmente intrigante l'argomento, nel senso che è vero che non solo nella prassi, ma anche in ambito dottrinale, c'è sempre questo problema di rendere conciliabili strutture antropologiche, sociologiche, psicologiche con strutture giuridiche. Strutture giuridiche che dovrebbero in qualche modo servire alle strutture antropologiche, sociologiche, eccetera, per garantire una certa coesione, però a volte si avverte uno scollamento e soprattutto uno scollamento che viene fortemente percepito. E viene fortemente percepito dal cliente dell'avvocato, viene fortemente percepito dal danneggiato che si presenta alla mediazione. E è estremamente affascinante questa idea della mediazione come strumento che permette di mediare queste, indubbiamente, di mediare queste istanze. Allora, in questa mezz'oretta scarsa che dedicherò al tema, non posso ovviamente occuparmi di tutta la struttura della responsabilità e tantomeno, credo, visto che l'uditorio è abbastanza eterogeneo, non si può nemmeno andare troppo a fondo su alcuni temi. Quindi mi limito semplicemente ad affrontare alcune questioni nelle quali questo scollamento o questa percezione di scollamento fra le strutture antropologiche, sociologiche, eccetera, di cui si parlava prima, e quelle giuridiche è maggiormente manifesto. C'è una serie di casi in cui sostanzialmente il mediatore riesce a dare veramente qualcosa in più.
In realtà la materia della responsabilità sanitaria è da sempre una materia abbastanza controversa nel senso che ci sono parecchie questioni che da un punto di vista strettamente dogmatico sono tutto fuorché di facile soluzione. Circa un paio d'anni fa la terza sezione civile della Cassazione ha pensato di mettere mano al cosiddetto progetto sanità. Si tratta di un'iniziativa che presentava caratteri di forte novità come atteggiamento della Cassazione. Perché? Perché si è pensato di fare una cosa di questo tipo, non di partire dal singolo caso che arriva alla sezione, ma piuttosto di dire selezioniamo una decina di temi particolarmente controversi, quelli appunto dove si registra il famoso scollamento, selezioniamo una decina di temi controversi, poi andiamo a cercare quali sono i casi nei quali si possono affrontare questi temi. Cosa è uscito? Sono uscite una decina di sentenze, sono quelle tutte dell'11 novembre 2019, numeri dalla 28.985 alla 28.994, quindi 10 sentenze nelle quali ci si occupa dei temi più significativi. Ora, naturale che non si può occuparsi di tutti i 10 temi, io mi soffermo essenzialmente su 3 di questi temi, quelli che dicevo forse sono i più significativi. Il primo tema riguarda essenzialmente la sistemazione delle voci di danno risarcibili e il problema della liquidazione e dei metodi di liquidazione del danno. Il secondo tema riguarda la causalità, in particolar modo la causalità materiale, e il terzo tema riguarda, se vogliamo antico, il tema del danno da morte o danno tanatologico. Allora, partendo dal tema del danno risarcibile, e per naturalmente non per i colleghi avvocati che conoscono a menadito la materia, ma per chi magari non è giurista, noi abbiamo una distinzione tipica fra la responsabilità da una parte e il danno dall'altra. Data la responsabilità, naturalmente intanto si può dire che c'è un illecito e quindi che si deve risarcire un danno in quanto ci sia appunto un danno. Poi i giuristi cosa fanno? Non fanno altro se non costruire delle strutture, delle tassonomie dei danni risarcibili. Il problema è che nell'arco di circa, quindi direi dal 2008 fino ad oggi, si parla di quanti anni? 15 anni scarsi, scusate i conti. Nell'arco di questi anni sono state cambiate significativamente le tassonomie. Allora, gli avvocati che sono in ascolto sanno perfettamente qual era la situazione prima del 2008. Prima del 2008 nell'ambito del danno si distinguevano essenzialmente 3 voci pur con alcune discussioni. Avevamo la voce del danno biologico, il danno da riduzione della salute, il fatto, semplificando un po', che con la propria salute non si può più fare quello che si faceva ante sinistra, il danno morale, inteso come sofferenza, e poi questa voce del danno esistenziale, sempre nell'ambito del danno patrimoniale, questa voce del danno esistenziale e che andava a coprire tutti i pregiudizi non patrimoniali che non entrassero nelle altre due categorie. Sulla base di questa tassonomia, è inutile andare a cercare l'origine della tassonomia, comunque sulla base di questa tassonomia poi si costruivano dei congruenti metodi di liquidazione, che questo è l'aspetto che conta poi, cioè l'aspetto veramente pratico applicativo. E quindi tutti ricorderanno che in quel periodo ante 2008 il risarcimento del danno biologico e morale veniva, meglio la liquidazione, avveniva mediante delle tabelle, in particolar modo quelle milanesi, che come erano strutturate queste tabelle? Erano strutturate in modo abbastanza semplice. A fronte di una riduzione della salute espressa in un certo, in una certa percentuale, si liquidava un tot a titolo di danno biologico e in aggiunta si doveva calcolare un tot di danno morale calcolato in percentuale sul biologico. Quindi nel caso in cui il medico legale accertasse
una riduzione della salute del 20%, si andava a cercare sulla tabella quale fosse la somma corrispondente al 20% e questo era il danno biologico. In più si liquidava in percentuale il danno morale, la percentuale era compresa tra il 30, fra il terzo e la metà. Questo per quanto riguarda la situazione ante 2008. Attenzione, è evidente che siamo di fronte a qualcosa di estremamente convenzionale. Lo sappiamo, è null'altro se non una struttura che è stata realizzata, che è stata creata convenzionalmente per soddisfare una serie di esigenze, garantire certezza nelle liquidazioni e così via. Con la nel 2008, con una sentenza delle sezioni unite, cambia un po' l'impostazione. Cambia l'impostazione in che senso? Sto naturalmente riassumendo, però l'impostazione cambia nel senso che le sezioni unite dicono no, attenzione, cambiamo un po' la tassonomia. Il danno non patrimoniale, si dice, è unitario. È unitario, la distinzione fra le voci danno biologico, danno morale, danno esistenziale può avere al più valenza descrittiva, ma niente di più. Bisogna stare attenti a evitare che a creare sottovoci creino delle duplicazioni risarcitorie. E quindi cosa dicono le sezioni unite con una sentenza che è stata anche abbastanza criticata? Dicono, appunto, tu giudice devi liquidare un danno non patrimoniale unitario e in un passaggio molto criticato, gli avvocati lo ricorderanno tutti, in un passaggio molto criticato si dice che liquidare danno biologico più danno morale costituisce una duplicazione risarcitoria, non va bene. A questo punto cosa succede? Che sul piano strettamente applicativo si pensa a una revisione delle famose tabelle. Ma come viene operata la revisione delle tabelle? Anche questa è una cosa che gli avvocati ben conoscono. Viene operata in un modo un po' particolare, nel senso che dalla tabella originaria dove si calcolava il danno biologico in più in percentuale danno morale, adesso si crea una nuova tabella nella quale viene riportato subito un valore per ogni percentuale di invalidità che è già comprensivo del danno biologico e del danno morale. Se noi però andiamo a valutare se sono cambiati i valori, cioè le somme liquidate, in realtà prima e dopo del 2008 non c'è una significativa variazione di valori. Cioè la tabella milanese ante 2008 e la tabella milanese post 2008 per un'invalidità del 25%, poniamo, liquidano grosso modo la stessa somma. Solo che prima del 2008 si parla di danno biologico più danno morale, dopo il 2008 si parla di un danno non patrimoniale unitario. Questa situazione, questa struttura, quest'idea di liquidare un danno non patrimoniale unitario diventa di fatto condivisa e nessuno la pone in discussione fino a tempi recentissimi, quando il legislatore interviene sull'articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private. E cosa fa il legislatore? In realtà in quella norma non fa altro se non esprimersi nei termini di un danno biologico che è separato rispetto al danno morale e tende a ragionare nei termini di un danno morale che deve essere calcolato in percentuale sul danno biologico. A questo punto si ribalta di nuovo il discorso, nel senso che tutto d'un tratto la tabella milanese non è più una tabella adeguata. Non è più una tabella adeguata perché procede, perché la liquidazione del danno non patrimoniale è unitaria, non si distinguono nella tabella milanese, quella redatta dopo il 2008, non si distinguono danno biologico e danno morale. Succede poi una cosa a questo punto, andando per rapidi cenni, succede una cosa che anche qui gli avvocati conoscono bene, che vengono elaborate delle tabelle romane e che rispondono alla nuova tassonomia, alla nuova struttura che viene suggerita dal legislatore. Quindi le tabelle romane, diversamente da quelle milanesi, nelle tabelle romane si liquida il danno biologico e poi a parte il danno morale in percentuale su quello biologico. Adesso, chi fra gli ascoltatori non è avvocato penserà, beh, alla fine
mi sembra che gira e rigira siamo sempre lì, nel senso che magari cambiamo le tassonomie, però se i valori sono sempre quelli, che problemi ci sono? Però non è così, perché mentre nel passaggio fra la situazione ante 2008 e post 2008 al Tribunale di Milano hanno tenuto i valori, hanno cambiato le categorie magari, prima danno biologico più morale, poi danno non patrimoniale unitario, però tenendo gli stessi valori a parità di lesione. Invece le tabelle romane, nelle tabelle romane cambiano i valori, e i valori cambiano in modo estremamente, significativo. Cambiano in modo estremamente significativo perché se noi, adesso non posso, non vi riporto tutte le cifre, però una cosa è sicura, che nel passaggio dalle tabelle milanesi del 2006 a quelle romane del 2019, fatte le debite attualizzazioni al netto dell'inflazione, il risarcimento per macro lesioni di un bambino, di un ragazzino di 10 anni, che subisce un'invalidità del 90%, con le tabelle romane si trova ad ottenere l'87% in più rispetto a quello che prendeva con le tabelle milanesi. Quindi, come vedete, già qui abbiamo uno scollamento forte, perché c'è stato tutto un momento, e forse c'è ancora adesso, in cui abbiamo un'esigenza che è abbastanza intuitiva di coerenza, nel senso che è abbastanza chiaro, almeno posso presumere, che la persona danneggiata voglia quantomeno banalmente sapere a quanto può aspirare a titolo risarcitorio, ed è abbastanza evidente che anche ai fini della mediazione è estremamente importante avere una base oggettiva in senso epistemico, non ontologico, comunque una base oggettiva da cui partire. Dall'altra parte però abbiamo questo problema delle strutture giuridiche, nel senso che purtroppo ci siamo trovati e ci troviamo tutt'oggi in realtà con due tabelle, una tabella romana e una tabella milanese, che non si limitano a utilizzare diverse tassonomie, ma provvedendo poi alle stesse liquidazioni, ma che fino a un certo momento, finché si tratta di liquidazioni basse o medie, sono più o meno lì come valori, ma per le liquidazioni, per le macro lesioni, c'è uno scollamento enorme. Il discorso non è finito, perché a semplificare o a complicare il quadro non si sa, io direi a semplificarlo per fortuna, è intervenuta la tabella milanese del 2021 che ha recepito l'impostazione, la nuova impostazione. Quindi nella tabella milanese del 2021 cosa si fa? Si riporta invalidità per invalidità il valore complessivo unitario del danno non patrimoniale, poi sotto fra parentesi si distinguono il biologico e il morale. Comunque non andiamo oltre, perché altrimenti non si riesce a dire il resto, ma è evidente come appunto ci sia questo problema di raffronto fra società che chiede una cosa e il giurista che si trova in difficoltà a dare delle risposte chiare ed univoche. Secondo tema, velocemente, quello della causalità. Allora, anche qua per chi ascolta e non è strettamente giurista, occorre fare un anche se brevissimo cenno sulle strutture della responsabilità extracontrattuale e della responsabilità contrattuale. Allora, anche se il termine non è più molto di moda, ma il giurista ragiona in termini di fattispecie, cioè sostanzialmente si tratta di valutare se si può parlare di illecito se ricorrono una serie di elementi costitutivi dell'illecito. Quali sono gli elementi costitutivi nella responsabilità extracontrattuale? Quindi la responsabilità che si dà al di là della preesistenza di un rapporto tra i due soggetti. Allora, gli elementi, anche qua andando un po' veloci, sono questi: una condotta, un comportamento, un evento inteso come danno evento, cioè una qualche lesione di una situazione giuridica meritevole di tutela. Poi una causalità fra questi due elementi, quindi occorre che la condotta abbia in un certo qual modo causato l'evento, quindi la lesione della situazione giuridica. Il medico, tiene un comportamento omissivo, bisogna valutare se questo comportamento omissivo ha causato il danno.
ha causato la lesione della situazione giuridica. Poi abbiamo un'ulteriore figura di danno, il danno conseguenza, cioè una qualche conseguenza concreta, e un secondo nesso causale, un nesso di causalità giuridica che deve intercorrere tra il danno evento e il danno conseguenza. Esempio concreto, perché altrimenti chi non è giurista difficilmente riesce a seguire, la condotta omissiva del medico è appunto la condotta. Questa condotta può determinare una lesione della salute del paziente. Questa lesione è la lesione di un qualcosa di normativo, cioè di un diritto come il diritto alla salute. Occorre che ci sia una causalità materiale, nel senso che è proprio la condotta che deve aver causato quella lesione, ma attenzione poi, perché questo non è sufficiente, occorre in più che ci sia un danno conseguenza, cioè una conseguenza concreta, e questa conseguenza concreta deve collegarsi alla lesione della situazione giuridica. Allora, in questa struttura si pongono un'infinità di problemi strettamente giuridici sul piano causale, però quantomeno non si pone più di tanto il problema dell'onere della prova. Cioè, in questa struttura, per un giurista risulta abbastanza scontato, banale, che sia il danneggiato, quindi l'attore, che deve provare questi elementi. Quindi è il danneggiato che deve provare la condotta, che deve provare l'evento e che deve provare anche la famosa causalità materiale. A complicare il quadro, quindi io non posso limitarmi a dire attenzione, il comportamento del medico è stato omissivo. Devo in più dimostrare che ho subito un danno, semplificando un po', e che questo danno è causalmente correlato alla condotta del medico. A complicare il quadro si pone il fatto che questa responsabilità extracontrattuale è strutturalmente diversa da quella contrattuale. Cioè, quando il medico e il paziente sono, quindi danneggiante e danneggiato, sono legati in un rapporto contrattuale, il discorso cambia, e cambia in maniera estremamente significativa. Cambia in maniera estremamente significativa perché quali sono gli elementi in quel caso della responsabilità? C'è un titolo, c'è un contratto. A questo contratto si aggiunge un inadempimento, occorre cioè che il medico, o comunque in genere il danneggiante, non abbia adempiuto. Occorre in più che ci sia un danno e occorre che ci sia la solita causalità materiale fra il danno e l'inadempimento. Occorre ancora che ci sia una colpa. Sembrerebbe essere una cosa più o meno simile rispetto alla responsabilità extracontrattuale, nel senso che anche in questo caso il medico deve essere inadempiente, d'accordo, questo inadempimento deve aver determinato un danno e occorre la correlazione causale. La complicazione è data da cosa? È data dal fatto che nell'ambito di questa responsabilità contrattuale l'onere della prova è regolato in maniera, gli avvocati lo sanno perfettamente, in maniera profondamente diversa rispetto alla responsabilità extracontrattuale. Nella responsabilità extracontrattuale la regola semplice è: tu danneggiato devi provare l'esistenza di tutti gli elementi. Nella responsabilità contrattuale il discorso è completamente diverso. Di regola valgono questi principi. Il danneggiato basta che provi il titolo, cioè basta che provi l'esistenza del contratto, il paziente danneggiato basta che provi l'esistenza del contratto, spetta al medico dimostrare che di aver adempiuto con diligenza, o spetta al medico dimostrare di non aver avuto colpa nella causazione del danno. Attenzione che così sarebbe un po' generico, ma è per farsi capire naturalmente da chi magari è meno dentro le questioni strettamente giuridiche. Quindi il danneggiato deve provare il contratto, spetta al danneggiante medico provare due cose: l'adempimento, di aver regolarmente adempiuto, o che l'eventuale inadempimento non era imputabile a sua colpa. E la causalità materiale? Chi deve provare la causalità materiale nella responsabilità contrattuale?
è il medico, cioè scusate, è il danneggiato paziente che deve provare che l'inadempimento del medico ha causato un certo danno, o è piuttosto il medico che deve provare che il danno non è stato causato dall'inadempimento. Anche se in 5 minuti non si può naturalmente andare più di tanto nello specifico, c'è da dire che qui si è creata un'enorme confusione su questi temi, un'enorme confusione che dipende da motivi che sono più che giustificati, perché è difficile sul piano concettuale distinguere il tema il tema dell'inadempimento, quello della colpa e quello della causalità. Cioè non è proprio così intuitivo dire, ah, attenzione, nel momento in cui io ho il caso classico di omissione da parte del medico e morte del paziente. Allora, utilizzando queste strutture, il problema grosso è che ci sono 3 concetti che sembrano a prima vista sovrapporsi. Cioè dobbiamo valutare l'inadempimento, che è l'omissione. Dobbiamo valutare in secondo luogo la colpa, se il medico ha avuto colpa o meno, e in terzo luogo dobbiamo anche valutare se la morte è dipesa proprio dall'inadempimento. E non bisogna confondere i 3 concetti, perché? Perché mentre per 2 di questi, inadempimento e colpa, è fuori discussione che l'onere della prova cade sul medico, cioè che il medico dovrà provare di aver adempiuto, di non aver avuto colpa, per il terzo elemento, quello della causalità, si discute. Qui mi limito a dire, perché il mio tempo sta per finire, si è radicato un contrasto in seno alla stessa terza sezione civile della Cassazione, ma con il progetto Sanità si è giunti alla conclusione che, da un punto di vista sistematico, mi sembra la più corretta, alla conclusione per la quale è il danneggiato a dover provare la causalità materiale, anche nella responsabilità contrattuale. Quindi il paziente danneggiato, anche nell'ambito di un rapporto contrattuale, deve provare il titolo, cioè deve provare che esisteva quel rapporto contrattuale. A quel punto spetta al medico o alla struttura sanitaria provare di aver adempiuto o che l'inadempimento non è dipeso da colpa. Ma attenzione, che comunque, anche se il paziente prova il titolo e il medico non prova l'adempimento o la mancanza di colpa, non è che per questo la domanda vada accolta. Perché? Perché l'attore danneggiato deve in più provare che c'era una causalità materiale, nel senso che dall'inadempimento è derivato quel particolare tipo di danno. E chiunque, scorrendo i nomi, vedo più di un avvocato che si occupa di queste materie, chiunque sa che può essere una cosa estremamente difficile. Cioè noi tante volte l'abbiamo facile a dimostrare, o comunque la struttura sanitaria l'ha difficile a dimostrare di aver regolarmente adempiuto, ma poi dimostrare da parte del danneggiato che c'è stata la causalità materiale può essere estremamente difficile, per il motivo semplicissimo che possono entrare in gioco con l'inadempimento e la morte del paziente, ad esempio, un'infinità di concause. E qui si creano problemi enormi. E questo determina un altro forte scollamento, perché banalmente al cliente tipo dell'avvocato questa cosa non si può spiegare. Cioè una cosa che naturalmente il cliente tipo non capisce. Quindi ci troviamo di fronte, naturalmente, anche quando si vuole transigere un qualcosa, alla difficoltà di applicare strutture incredibilmente complesse, che hanno una loro logica, indiscutibilmente, però sono incredibilmente complesse in contesti in cui sicuramente tutta quella serie di fattori ai quali faceva accenno chi mi ha preceduto sono predominanti per certi versi. Ecco allora il mediatore che può fare da quell'altro. Il terzo tema, anche questo determina uno scollamento spaventoso nella percezione delle persone che non conoscono il diritto. Il terzo tema è quello ormai arcinoto del danno da morte. Allora,
Indiscutibilmente, una delle cose più difficili da far capire a chi non si occupa di responsabilità civile, specie in ambito medico, una delle cose più difficili da far capire è che se una persona muore e se una persona muore istantaneamente, di fatto il risarcimento del danno si riduce ai minimi termini. Qualche anno fa era uscito un articolo dal titolo Meglio uccidere che ferire, per certi versi, per quanto riguarda il danneggiante, perché paradossalmente una struttura sanitaria normalmente si trova a risarcire molto di più a fronte di macrolesioni che non a fronte del caso di morte del paziente. Tutto questo è estremamente controintuitivo. È ovvio che se noi ci poniamo in un'ottica antropologica o ancor più psicologica, spiegare a una persona perché se uccido qualcuno devo pagare di meno rispetto al caso in cui semplicemente lo ferisca è naturalmente un'impresa disperata. Quali sono le strutture giuridiche che entrano in gioco? Gli avvocati sicuramente lo sanno bene, sempre parlando per chi non è avvocato. Il tema ruota tutto attorno a quel famoso concetto di danno-conseguenza del quale ho parlato prima. Cioè il nostro sistema risarcitorio, secondo una tradizione ormai antica, ha una funzione puramente compensativa. Serve a compensare una perdita. Quindi il nostro sistema giuridico non serve a punire, non ha funzione deterrente, serve solo a compensare perdite. Se non ci sono perdite, se non ci sono pregiudizi concreti, non c'è niente da compensare e quindi non c'è responsabilità. Detto questo, se noi portiamo questo principio che di per sé sembra innocuo sul piano del danno da morte, cosa succede? Poniamoci il problema della morte istantanea. Sappiamo perfettamente che nel caso di morte immediata, cioè quando la morte segue immediatamente all'illecito, la persona viene subito a mancare. E allora, abbiamo un danno biologico? C'è un danno da riduzione della salute di quella persona? C'è qualcosa da risarcire perché quella persona non fa più per un certo periodo quel che faceva prima? No, perché è venuta immediatamente a mancare. Esiste un danno morale di quella persona? Cioè si può parlare di una sofferenza da parte di quella persona? Evidentemente no. Evidentemente no, perché è venuta immediatamente a mancare. Lo stesso dicasi per chi ancora utilizza l'etichetta del danno esistenziale. Quindi in tutte queste ipotesi di morte immediata o seguita in un lasso di tempo, in un breve lasso di tempo rispetto all'illecito, non è risarcibile il danno. Questo tipo di impostazione viene fortemente criticata da alcuni autori che ritengono invece che si dovrebbe valutare di più i profili, quelli antropologici, eccetera, e che si dovrebbe magari considerare che il risarcimento ha anche una funzione punitiva e non solo compensativa. Però la Corte di Cassazione rimane ferma sulla sua posizione e per il danno da morte continua a sostenere questa tesi. Salvo poi dover precisare, e qui chiudo, tutta una serie di questioni. Cosa vuol dire morte immediata? Se una persona sopravvive 2 ore rispetto all'illecito, si radica un danno biologico risarcibile naturalmente agli eredi? Nel progetto sanità la sentenza che si è occupata di questa cosa lo ha escluso, ha ritenuto che occorra un lasso almeno di tempo di almeno 24 ore, perché? Perché il danno biologico viene calcolato a giorni e non ad ore. Immaginiamo che la morte non sia immediata ma che trascorra un certo lasso di tempo, come va risarcito il danno biologico, come va risarcito il danno morale e così via. Sono tutta una serie di temi sui quali ormai il mio tempo si è esaurito, sui quali non mi soffermo, ma che dimostrano ancora una volta in più l'importanza appunto della mediazione, perché in una causa è ovvio che non si può offrire nessun tipo di strumento per mediare fra quelle istanze antropologiche delle quali si parlava e queste strutture giuridiche. La mediazione sicuramente da questo punto di vista aiuta. Io mi fermo qua. Ti ringrazio Carlo, davvero hai
Carovano ha davvero affrescato quell'altra faccia, no? della medaglia che sta dall'altra parte di questo tema della salute o del benessere, cioè in rispetto alla dimensione più antropologica, vi è poi questa dimensione giuridica e anche patrimoniale, che però sono difficili da dimostrare e da quantificare e creano quello scollamento che tu ben dicevi, quindi tra la percezione anche che ha l'uomo comune e poi invece la traduzione nell'alveo giuridico e processuale di una vicenda concreta che si è verificata. Ed è per questa ragione che il mio intervento muove a quali sono le alternative al processo che il nostro legislatore ha contemplato. E a questo riguardo vorrei utilizzare una elementare presentazione per rendere più fruibile il mio intervento. Ebbene, sia l'avvocato Di Marco che l'avvocato Bona hanno evidenziato come il conflitto che nasce nel contesto medico-sanitario sia un conflitto oltremodo peculiare. Un conflitto cioè che presenta tratti suoi propri e quindi un conflitto che, degenerando in contenzioso, però non sempre trova la sua soluzione più appropriata, più adeguata nella via giurisdizionale. È stata questa constatazione che ha indotto il legislatore con la legge numero 24 del 2017, la cosiddetta legge Gelli-Bianco, a prevedere due strumenti precontenziosi alternativi al processo di soluzione dei contenziosi da responsabilità medico-sanitaria. Ha previsto cioè questo legislatore un'alternativa tra due strumenti il cui tentato esperimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale di condanna al risarcimento del danno da responsabilità per medical malpractice. E questi due strumenti sono da un lato la mediazione finalizzata alla conciliazione, di cui sia l'avvocato Di Marco che l'avvocato Mona hanno fatto cenno, disciplinata dal decreto legislativo 28 del 2010, dall'altra parte, in alternativa, ha previsto la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, disciplinata dal nostro codice di procedura civile all'articolo 696 bis. Ora, l'intenzione sottesa alla previsione di questi due strumenti precontenziosi e alternativi al processo di soluzione della lite da responsabilità medico-sanitaria trova la sua primaria ragione sicuramente nella deflazione del carico giudiziario. Il carico giudiziario è oltremodo gravato anche da un crescente numero di cause da responsabilità medico-sanitaria. Ma è vero, la previsione di queste alternative alla giurisdizione coniate, cesellate dalla legge Gelli-Bianco, non è solo quella della deflazione del carico giudiziario, ma in realtà vi è anche sottesa l'intenzione di porre a disposizione delle parti in conflitto degli strumenti che evitino quel fenomeno che è stato definito come un fenomeno di caccia alla responsabilità medico-sanitaria, la quale ha provocato un fenomeno piuttosto pernicioso, che è quello della medicina difensiva, ovvero sia una situazione in cui il medico, per difendersi da possibili cause di responsabilità medico-sanitaria, ovviamente non pone in essere condotte che siano però realmente in grado di curare il paziente. E di qui l'idea di introdurre degli strumenti alternativi al processo di soluzione di questo contenzioso che siano in grado di recuperare quella che Giampaolo evocava in principio con la sua relazione, ovvero sia un rinnovato rapporto di alleanza terapeutica tra paziente e medico. Un rinnovato rapporto di alleanza terapeutica tra paziente e medico che può nascere solo ed esclusivamente laddove, nel momento in cui nasca una causa un contenzioso da responsabilità medico-sanitaria, il paziente abbia la percezione
che non si può parlare tout court di un diritto ad essere guarito. In una visione della salute quale assenza della malattia o dei postumi della stessa, ma sia forse più corretto parlare di un diritto ad essere garantito in una responsabile terapia per tutto il percorso di cura che il paziente deve attraversare. Ebbene, gli strumenti della mediazione e della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi volevano anche cercare di diminuire questo fenomeno di caccia alla responsabilità medico-sanitaria, il fenomeno pernicioso della medicina difensiva e recuperare questa alleanza terapeutica tra paziente e medico, perché solo in questo modo potremo avere ancora medici che sono professionisti che, pur di aiutare il paziente, mettono anche a repentaglio la propria vita. Il fenomeno pandemico ci ha dimostrato quanto questo sia importante. Ora, questi strumenti alternativi al processo di soluzione del contenzioso da responsabilità medico-sanitaria rispondono, dicevo, anche alle peculiarità che questo tipo di contenzioso presenta e che sono stati richiamati nel tratti che sono stati richiamati da entrambe le relazioni che mi hanno preceduto. Vorrei però richiamare brevemente questi tratti caratterizzanti perché sono essenziali per poi vedere quali sono le caratteristiche di questi strumenti alternativi al processo e per vedere quali sono vantaggi e svantaggi dell'impiego dell'uno e dell'altro. Ebbene, quali sono le peculiarità? Le elencherò brevemente. La simmetria informativa. Il contenzioso da responsabilità medico-sanitaria è segnato da una simmetria informativa tra paziente e medico, struttura sanitaria dall'altro lato. È caratterizzato in taluni casi, però non sempre, da un'alta tecnicità. È un contenzioso che si caratterizza quasi sempre per una compagine soggettiva plurima e peraltro spesse volte con il coinvolgimento di un soggetto pubblico, la struttura sanitaria pubblica. Ed è chiaramente un contenzioso che vede coinvolti diritti e interessi particolarmente delicati e sensibili. Mi soffermo brevemente su tutti questi punti perché sono essenziali poi per capire le potenzialità della mediazione o della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi. Asimmetria informativa è stata evocata sia dall'avvocato Di Marco che dall'avvocato Bona. Asimmetria informativa sia da parte del paziente, perché il paziente molte volte non ha tutta la conoscenza di tutti i fatti rilevanti del suo caso, perché è stato curato spesse volte da più strutture sanitarie e da più medici. E oggigiorno la condotta che è titolo per l'obbligo risarcitorio non è quasi mai riconducibile ad un unico soggetto. Di qui la difficoltà del paziente di reperire queste informazioni rilevanti per il caso. Ma anche una simmetria informativa dal lato della struttura sanitaria del medico, perché molte volte nel momento in cui avviene aperta la cartella clinica non sono inserite lì tutte le informazioni rilevanti sul paziente. Molte delle informazioni rilevanti sul paziente emergono una volta che il danno si è verificato. Alta tecnicità di taluni casi di contenzioso da responsabilità per medical malpractice. Alta tecnicità che comporta spesso il dover utilizzare in questo tipo di contenzioso un gergo assolutamente specialistico, del tutto ignoto alle persone profane e laiche. Non solo, ma molto spesso questo tipo di contenzioso, lo ha reso evidente la relazione brillante dell'avvocato Carlo Bona, ebbene, molte volte ci sono questiones facti, cioè questioni di fatto estremamente complesse da risolvere che necessitano di conoscenze specialistiche. Ancora compagine soggettiva plurima, perché lo dicevo, da un lato il paziente si trova dall'altra parte molte volte più strutture sanitarie e più medici, ma anche da parte della struttura sanitaria del medico, se infelicemente il paziente decede, abbiamo una pluralità di familiari del defunto. Non solo, ma c'è un problema a latere di questa compagine soggettiva plurima, le compagnie assicurative chiaramente del medico e della struttura sanitaria, e dall'altro, se la struttura sanitaria è una struttura sanitaria pubblica, si pone tutto il problema dell'eventuale firma da parte di questo soggetto pubblico di una conciliazione, di una transazione della lite.
ancora è evidente, lo hanno reso palese entrambe le relazioni che mi hanno preceduto, delicatezza dei profili coinvolti da un punto di vista sia di diritto che di interessi nel contenzioso da responsabilità medico-sanitaria. Da parte del paziente profili emotivi psicologici, affettivi, ma dal lato della struttura sanitaria del medico abbiamo la reputazione, l'immagine nel campo medico-sanitario. Ebbene, è in ragione in questo contesto che il legislatore ha deciso di prevedere degli strumenti, dicevo, alternativi al processo e precontenziosi che ha auspicato potessero meglio rispondere a queste peculiarità del contenzioso da responsabilità da medical malpractice. Da un lato, dicevo, la mediazione e dall'altro la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi. Entrambi in alternativa a condizioni di procedibilità della domanda giudiziale. Scopo del mio intervento è quello di affrescare per sommi capi i tratti caratteristici dell'uno e dell'altro strumento per poi andare a vedere, almeno in astratto, quali siano i vantaggi dell'uno e dell'altro strumento, magari facendo anche riferimento alle possibili novità introdotte dalla legge delega per la riforma del processo civile e degli strumenti alternativi che oggi è albergata dalla legge numero 206 del 2021. E il parlare di vantaggi e svantaggi di mediazione e consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi già rende evidente però una constatazione, ovvero sia che quando noi parliamo di contenzioso da responsabilità per medical malpractice non possiamo parlare dell'esistenza in assoluto del modo migliore di soluzione di questo contenzioso. Non vi è in assoluto il modo migliore di soluzione di questo contenzioso, ma al massimo si può parlare del modo più appropriato di soluzione di un determinato caso specifico che si è verificato. E questa constatazione porta con sé due corollari. Il primo corollario è quello per cui, di ciò sono convinta, è quello per cui bene ha fatto il legislatore della legge 24 del 2017 a mantenere questa alternatività tra mediazioni da un lato e consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi dall'altro, quali strumenti precontenziosi di soluzione di questo conflitto e non espungere la mediazione come invece era nei lavori preparatori di quella legge, perché vi sono casi in cui la mediazione può essere più opportuna della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi. E vi è un secondo corollario dell'affermazione per cui non c'è il modo in assoluto migliore di risolvere il contenzioso da responsabilità medico-sanitaria, ma semmai il modo più appropriato di risolvere quello specifico caso che si è verificato, ovvero sia il ruolo decisivo dell'avvocato. Il ruolo decisivo dell'avvocato che viene abboccato dal paziente nel guidare il paziente nel optare per il modo più adeguato per risolvere il caso nel quale è stato coinvolto. E qui è proprio già dal primo colloquio tra avvocato e cliente, per il tramite di una serie di domande giuste che l'avvocato deve rivolgere al cliente, che possono emergere quegli interessi che sono quelli che il cliente vuole maggiormente soddisfare e non necessariamente questi potrebbero essere quelli patrimoniali e materiali, ma vi potrebbero essere altri interessi psicologici ed emotivi che magari per l'appunto il processo non è in grado di soddisfare. Vediamo quindi i tratti caratterizzanti di mediazione e consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi per vedere quali sono vantaggi e svantaggi, almeno in astratto, dell'una e dell'altra soluzione. E partiamo con la mediazione. Quali sono le caratteristiche? Ebbene, nella mediazione, è stato evocato più volte, noi abbiamo un mediatore. Un mediatore che è un soggetto terzo rispetto alle parti litiganti, il quale non è un decisore. Non è un soggetto che decide la causa, non è un soggetto che emette pareri vincolanti, ma è un soggetto che è lì per aiutare le parti a ricucire un rapporto, a riattivare una comunicazione, affinché esse possano esse stesse trovare un accordo che sia una soluzione mutualmente benefica per le parti in conflitto.
La mediazione dura 3 mesi, secondo la legge, salvo diverso accordo tra le parti, dal momento del deposito della domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione. È un contenitore protetto. È un contenitore protetto perché ciò che accade in mediazione è coperto da riservatezza. Una riservatezza interna e una riservatezza verso l'esterno. In che senso una riservatezza interna? Perché il mediatore, e qui è la grande differenza rispetto al giudice, può permettersi non solo di ovviamente ascoltare le parti in conflitto in una sessione congiunta, ma anche di ascoltare ciascuna parte in conflitto separatamente, in una sessione separata. Con l'obbligo, ci dice il decreto 28 del 2010, di non rivelare all'altra parte le informazioni che abbia acquisito in quella sessione riservata, a meno che il dichiarante non dia consenso in questa direzione. Ma riservatezza anche verso l'esterno, nel senso che tutte le informazioni e le dichiarazioni che vengono raccolte in seno alla mediazione non possono essere utilizzate nel successivo processo che abbia ad instaurarsi a mediazione fallita. Non solo, ma tutti coloro che agiscono, che partecipano a questo procedimento di mediazione, non solo il mediatore, non possono essere chiamati a testimoniare, né possono essere vedersi deferito il giuramento. Nel corso della mediazione il mediatore può nominare un co-mediatore, il cui compito, mi si permetta, in specie nel contenzioso da responsabilità medico-sanitaria, potrebbe essere il compito di essere un mediatore linguistico. Il contenzioso da responsabilità medico-sanitaria è comunque un contenzioso che involge, dicevo, un gergo fortemente specialistico, non compreso dalla persona profana, dalla persona laica. Il co-mediatore potrebbe essere a fianco del mediatore nel tentativo di far veicolare in modo semplice concetti che quel gergo specialistico non permette di comprendere alla persona comune. Nella mediazione è possibile nominare un esperto, nel caso in cui sorgano questioni altamente tecniche. Un esperto che viene nominato tra i consulenti tecnici d'ufficio iscritti negli appositi albi tenuti dai tribunali. In questo caso, ovviamente, la consulenza tecnica in mediazione deve essere pagata dalle parti litiganti, salvo diverso accordo, questo costo viene equamente ripartito. E i costi della mediazione sono costi che vengono individuati da questo decreto legislativo 28 del 2010, decreti ministeriali complementari, ed è un costo parametrato al valore della lite, che comprende sia il costo di avvio della mediazione che i costi delle sessioni di mediazione in sé e per sé. Agevolazioni fiscali sono previste, agevolazioni fiscali che vanno dal fatto che gli atti della mediazione non sono sottoposti a imposte di bollo o tasse, ma soprattutto non è sottoposta, se non nei termini previsti dalla legge, ad imposta di registro l'accordo che esce dalla mediazione, così come dovrebbero, perché ahimè qui a livello pratico non c'è stato seguito al decreto 28 del 2010, vi dovrebbero essere crediti d'imposta per la parte che abbia pagato l'indennità all'organismo di mediazione. Nell'ipotesi in cui venga raggiunto un accordo in mediazione, questo accordo è titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ed è titolo per esecutivo per iniziare un'esecuzione forzata. Se queste sono le caratteristiche della mediazione, quali invece le caratteristiche della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi? Che dicevo, può essere avviata dal paziente che si voglia fare futuro attore in alternativa alla mediazione per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale di condanna al risarcimento del danno. Ebbene, la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi inizia come? Mediante il deposito del ricorso presso il giudice competente, un ricorso da parte del paziente con cui si chiede al giudice di nominare un consulente tecnico, il quale avrà il compito di svolgere una consulenza per l'accertamento e per la determinazione del risarcimento del danno derivante da responsabilità medico-sanitaria.
ci dice il codice di procedura civile all'articolo 696 bis, ed è questa la seconda anima della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, che il consulente tecnico, ove possibile, tenta la conciliazione. Ora, la consulenza tecnica preventiva, ancorché a fini conciliativi, è però più lunga, ci dice la legge, rispetto alla mediazione. La mediazione deve avere una durata di 3 mesi, salvo diverso accordo tra le parti. La consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi deve durare 6 mesi. Non è coperta da riservatezza, nel senso che quanto avviene nella consulenza tecnica preventiva può poi trasmigrare nel successivo processo che venga instaurato a consulenza tecnica preventiva in cui la conciliazione fallisce. E si dubita anche che all'interno di questa consulenza tecnica preventiva che ha fini conciliativi, il consulente tecnico possa incontrare separatamente le parti in conflitto. I costi della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi sono a carico del ricorrente, quindi sono a carico, nel nostro caso, del paziente, salvo nell'ipotesi in cui questa consulenza tecnica non porti alla conciliazione, salvo il caso in cui venga iniziato poi un processo, il paziente attore vinca la causa e in quel caso verrà rifuso delle spese processuali anche della consulenza tecnica preventiva. L'accordo che invece venga raggiunto nel momento in cui il consulente tecnico riesce nella conciliazione sono vantaggiosi similmente all'accordo raggiunto in mediazione, perché dell'accordo raggiunto viene formato processo verbale, che è titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, è titolo per esecutivo per iniziare un'esecuzione forzata ed è esente da imposta di registro. La consulenza tecnica e la relazione del consulente tecnico, ove la consulenza tecnica non porti alla conciliazione, è chiaramente utilizzabile nel successivo processo. E infatti il legislatore della legge Gelli Bianco ci dice che a 6 mesi dal deposito del ricorso per la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, se questa non riesce nella conciliazione, può vedere il paziente depositare un ricorso per iniziare un processo nel quale quella relazione peritale del consulente tecnico può essere, secondo peraltro la dottrina, automaticamente acquisita. Ebbene, quali sono i vantaggi e gli svantaggi, e qui rimaniamo ovviamente in vitro, ancora in astratto, della mediazione da un lato e della consulenza tecnica a fini conciliativi dall'altro? Partiamo con i vantaggi. Innanzitutto si può vedere che sulla carta la mediazione presenta un vantaggio di durata. Deve durare al massimo 3 mesi, salvo che le parti non si accordino diversamente, laddove invece la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi dura 6 mesi. È un contenitore riservato, di una riservatezza interna ed esterna. È un contenitore nel quale noi abbiamo un mediatore che, come ci ricordava l'avvocato Di Marco e poi anche Carlo Bona, il mediatore dovrebbe essere equipaggiato per gestire gli aspetti emotivi e psicologici del paziente e coinvolti in quel conflitto. È ancora la mediazione potrebbe essere meno cara di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi. Ovviamente sempre che, e qui entriamo nel bilanciamento tra vantaggi e svantaggi, sempre che non sia necessario nella mediazione nominare un consulente tecnico, perché in quel caso ovviamente i costi della mediazione aumentano e entrambe le parti devono pagare l'opera del consulente tecnico nominato in mediazione. Vi è peraltro un ulteriore punto critico, ovvero sia quello relativo all'utilizzabilità nel successivo processo ove la mediazione fallisca, l'utilizzabilità nel successivo processo della relazione tecnica svolta dal consulente tecnico in mediazione. Si dibatte infatti sulla utilizzabilità di quella relazione tecnica stesa in seno alla mediazione.
alcuni orientamenti, a mio avviso a torto, sostengono che la relazione peritale svolta in mediazione non possa trovare ingresso nel successivo processo instaurato a mediazione fallita. Altri invece, secondo me, ha ragione, sostengono che quella relazione del consulente tecnico nominato in mediazione possa entrare nel successivo processo, nella forma di prova tipica, quindi di prova liberamente valutabile dal giudice, sempre che quella consulenza tecnica in mediazione si sia svolta nel contraddittorio tra le parti e i quesiti posti al consulente tecnico siano stati confezionati in modo chiaro e preciso, o quantomeno possa entrare come prova indiziaria, ovvero sia come entrerebbe una perizia stragiudiziale di parte. Sicuramente la relazione tecnica svolta in mediazione può entrare nel successivo processo, a mio avviso, ove vi sia l'accordo delle parti. In quel caso le parti, infatti, si direbbe in termini processual civilistico, stipulano un accordo processuale, cioè un accordo che ha un effetto nel successivo processo, accordi processuali che, secondo la migliore dottrina, sono sempre ammissibili, tranne che la legge non li vieti. E di sicuro la legge non vieta un accordo che permette la trasmigrazione della relazione tecnica in mediazione nel successivo processo. Il punto dolente della mediazione è però il fatto che il contenzioso da responsabilità medico-sanitaria, dicevo, presenta una compagine soggettiva plurima che coinvolge la struttura sanitaria e la compagnia assicurativa. Nella mediazione molto spesso la struttura sanitaria e la compagnia assicurativa non sono comparse in mediazione. La struttura sanitaria perché spesso adduce il fatto di non ritenere responsabile il medico dipendente e la compagnia assicurativa perché si avvale della possibilità prevista dal decreto 28 del 2010 di non partecipare alla mediazione laddove sussistano giustificati motivi, il che però comporta un notevole svantaggio in sede di mediazione, perché ovviamente nel momento in cui c'è una contumacia di questi soggetti non si può arrivare ad un accordo, se c'è la contumacia della anche sola compagnia assicurativa, chiaro che se anche si raggiunge una conciliazione, quella conciliazione non sarà vincolante per la compagnia assicurativa, come ben ci ricorda il Codice Civile, dove la conciliazione non può vincolare un coobbligato solidale nel momento in cui costui non decida di approfittarne. E muovendo da questi svantaggi della mediazione, che però verranno meglio torniti per il tramite del nostro caso concreto, si muove ai vantaggi invece della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi. Indubbiamente, lo dicevo poc'anzi, la relazione del consulente tecnico può trovare ingresso nel successivo processo che venga instaurato. E peraltro il fatto che sicuramente nella consulenza tecnica preventiva si abbia una relazione del consulente tecnico, se il contenzioso è particolarmente complesso nella soluzione della questione di fatto, fa sì che quella relazione tecnica faciliti la conciliazione, perché se il contenzioso ruota in tutto e soltanto, in vero, intorno alla soluzione di una questione di fatto, è chiaro che nel momento in cui il consulente tecnico risolve quella questione di fatto, la parte che appare da quella consulenza tecnica soccombente nel successivo processo sarà indotta ad accettare una conciliazione. Però qui chiaro è che si pone il problema dell'effettiva capacità del consulente tecnico di promuovere quell'anima conciliativa della consulenza tecnica preventiva, cioè sia in grado effettivamente di far conciliare le parti. E qui in realtà muoviamo verso uno svantaggio della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi. Ma prima di muovere a quello, un vantaggio sicuro della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi. Il legislatore della legge 24 del 2017, la legge Gelli-Bianco, impone la partecipazione della compagnia assicurativa. La sua partecipazione è obbligatoria al punto anche di dover partecipare per formulare una proposta di risarcimento del danno nei confronti del paziente, e gravi sono le sanzioni nell'ipotesi in cui la compagnia assicurativa non partecipa.
o partecipando non svolga una, non rivolga una proposta al paziente. Sanzioni non da poco, che vanno dal fatto di pagare, di dover pagare la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, nonché le spese di lite, anche nell'ipotesi in cui il paziente sia soccombente, nonché addirittura una somma aggiuntiva equitativamente determinata che va in ogni caso al paziente. Ma ci sono anche degli svantaggi nella consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi. Innanzitutto, non è riservato questo contenitore. I costi gravano sul ricorrente paziente, è lui che deve anticiparli nel momento in cui avvia la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi. Ma il vero punctum dolens è quello relativo all'effettiva capacità del consulente tecnico preventivo di conciliare la lite. Il codice di procedura civile ci dice che il consulente tecnico preventivo, ove possibile, deve tentare la conciliazione, e la legge Gelli Bianco, all'articolo 15, ci ha detto che il giudice, nel momento in cui è richiesto di nominare un collegio peritale in una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi nel contenzioso da responsabilità medico-sanitaria, dovrebbe nominarli tra consulenti tecnici che presentino delle competenze conciliative, anche per l'aver frequentato corsi formativi a riguardo. Peccato però che questi corsi formativi non si sa quali siano, non si sa nemmeno se vi siano, e quindi molto spesso il consulente tecnico è del tutto non equipaggiato per tentare una conciliazione all'interno della consulenza tecnica preventiva, non sapendo il momento in cui effettuare questa conciliazione, non sapendo nemmeno valutare quali sono i dati oggettivi solo in presenza dei quali la conciliazione non deve essere tentata, al punto che molto spesso nella consulenza tecnica preventiva l'anima conciliativa si perde completamente e quella lettera della legge è rimasta lettera morta. Ora, a fronte di questo, di questi bilanciamento tra vantaggi e svantaggi, si rende evidente come si tratti di ponderare quale via utilizzare come strumento precontenzioso per integrare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. E a questo riguardo è chiaro che va valutato il caso concreto. Va valutato il caso concreto, va valutato il caso concreto essenzialmente dall'avvocato insieme al paziente attraverso la posizione di domande giuste che l'avvocato fin dal primo colloquio è chiamato a svolgere nei confronti del cliente. Avvocato quindi che deve valutare il grado di tecnicità di quello specifico caso, il grado di tensione emotivo-psicologica che quel caso comporta, qual è il grado di esposizione reputazionale in quel tipo di caso, quali sono i costi coinvolti, qual è il valore che si vuole dare alla riservatezza. È indubitabile infatti che la mediazione può essere una buona opzione nel momento in cui il caso non sia così altamente tecnico, e ci sono casi da responsabilità medico-sanitaria che non implicano necessariamente la soluzione di una questio facti così complessa, come ad esempio in taluni casi di responsabilità per violazione del diritto al consenso informato nei casi in cui si parli di responsabilità per violazione del vincolo parentale. Non in tutti i casi la questio facti esiste ed è così complessa. Viceversa, sicuramente laddove il caso involga una complessità fattuale, tecnica considerevole, l'expertise di un consulente tecnico è essenziale. In questa direzione, e qui chiudo, potrebbe essere determinante il decreto attuativo della legge di delega di riforma del processo civile e degli strumenti alternativi al processo, la legge numero 206 del 2021 approvata il 26 novembre scorso, perché in quei principi di legge delega si dice che il legislatore deve fare chiarezza su quale è il valore della consulenza tecnica in mediazione nel successivo processo. Ed ecco quindi che allora la mediazione potrebbe
acquistare quota rispetto alla consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi nel caso in cui in quel contenitore in cui si valorizzano gli aspetti anche psicologici e emotivi, però possa essere realizzata una consulenza tecnica di cui le parti sanno di potersi avvantaggiare nel successivo processo ove la mediazione fallisca. Ecco quindi che anche questi decreti attuativi potranno essere determinanti nel ponderare vantaggi e svantaggi di mediazione e consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi e forse permettere finalmente di utilizzare la mediazione in casi specifici in cui però, visti gli svantaggi che abbiamo visto, fino a questo momento non è stata utilizzata. Credo però che il caso concreto che ci attende, anzi più casi concreti che ci attendano, siano i veri banchi di prova per capire quali sono vantaggi e svantaggi della mediazione e quale sia il ruolo decisivo dell'avvocato nel guidare il cliente verso questa scelta. Ed è quindi con grande attenzione che ascolterò il nostro avvocato Maurizio Di Rocco e di nuovamente Giampaolo Di Marco nell'analisi dei casi, come si sono svolti e come avrebbero potuto essere. Grazie, grazie Silvana. Giampaolo, parto io quindi, va bene? Con perfetto, d'accordo, come siamo? Allora, buonasera a tutti, bentrovati dopo tali relazioni e io scendo su un piano diverso, cerco di fare delle considerazioni partendo da ciò che è stato, un caso concreto che ho avuto l'occasione di seguire e che vedrete è stato particolarmente tormentato, ma che credo offra degli spunti interessanti per valutare, come diceva la professoressa Dalla Bontà, pregi e svantaggi di un metodo piuttosto che l'altro. Allora, ovviamente partiamo dalla constatazione che l'ambito sanitario è un ambito, come si diceva, particolarmente complesso per il numero delle persone che possono essere coinvolte, a partire dai medici, la struttura sanitaria, l'assicurazione, che possono essere anche più di un'assicurazione, magari quella del medico insieme a quella della struttura, poi i danneggiati, che possono essere anche loro più di uno, con i rispettivi avvocati, i periti, che possono essere più di uno ovviamente, e il mediatore se siamo in una mediazione. Quindi si possono avere situazioni dove al tavolo ci si trova tre persone, ma situazioni dove al tavolo ci si trova in un nutrito gruppo di soggetti. E, oltretutto c'è la constatazione, se può consolare il fatto, non è l'Italia l'unico paese in cui, cioè, tutte le problematiche dovute un po' alla rigidità della valutazione del risarcimento dei danni, i criteri da applicare, come ragionare su quei pliri, quale algoritmo applicare per determinare un danno risarcibile. Sono problemi che esistono anche in altri paesi, sono fresco di lettura di un libro scritto da un grande famoso mediatore americano, un negoziatore americano, si chiama Kenneth Feinberg, che è stato quello che sostanzialmente fu incaricato di gestire il risarcimento dei danni per le vittime dell'11 settembre del World Trade Center. E anche lì uno dei problemi che subito si misero, che fu sul tavolo, fu quello di stabilire quali criteri adottare per poter risarcire il danno. Il titolo è emblematico, il titolo del suo libro, che è sostanzialmente chi prende cosa. Cioè stabilire con quale criterio valutare la vita delle persone e il danno che quindi avevano subito per morte o per ferimenti, perché poi noi sappiamo che al di là del numero delle vittime c'è stato un numero quadruplo di infortunati, quindi di feriti, che furono risarciti dal governo americano. E anche lì si negoziò, la grande negoziazione fu quella di negoziare insieme alle associazioni delle vittime, ai parenti delle vittime, degli infortunati, i criteri da adottare, proprio perché quelli che la legge metteva a disposizione non apparivano adeguati. Quindi è ricorrente questa problematica. Comunque, detto questo, passiamo al caso concreto. Allora, anch'io mi faccio aiutare da una slide, da una presentazione molto semplice, che ha solo scopo di farvi
seguire l'iter temporale con cui si è svolta la questione. Poi tutto il resto, allora, vediamo se riesco a mandare in onda. Eccola qua. Dovreste riuscire a vederla. Vabbè, questo è il titolo. E passiamo, partiamo da una slide bianca. Allora, il caso riguardava una questione di responsabilità sanitaria per un danno avvenuto in fase di, per un, diciamo, un parto andato male. Cerco, mi perdoneranno magari i colleghi, cercherò di usare parole molto semplici e terra terra, proprio per dare l'idea di quello che è stata anche la difficoltà poi di interfacciarsi con il cliente a spiegare quello che stava succedendo. Ma fondamentalmente stiamo parlando quindi di un caso di responsabilità, presunta responsabilità sanitaria, perché la cosa ancora non si è chiusa, relativa a un parto andato male, dove a causa del prolungamento della situazione in sala operatoria c'è stata una sofferenza del feto per carenza di ossigeno, fondamentalmente, purtroppo cose che possono succedere. Non voglio entrare nel merito della questione, vi dico soltanto che, e nemmeno di quella che è la soluzione, perché credo che non interessi più di tanto né il merito né la soluzione, quanto una valutazione del percorso che si è scelto per arrivare a un certo punto. Allora, la scelta del percorso fu quella di privilegiare come accertamento, come forma di, diciamo, di confronto con la struttura sanitaria, l'accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione, cioè quello che viene, lo strumento che viene messo a disposizione dall'articolo 696 bis del codice di procedura civile. Premetto che non ci sono state, non c'era una particolare, fin da subito non c'era una particolare avversione nei confronti del team medico che si è occupato della cosa, ma si riteneva che ci fosse stata una confusione in sala operatoria dovuta fondamentalmente anche forse a un errore di impostazione del macchinario che doveva stabilire l'ecografia, il macchinario ecografico, che tra l'altro è quello che viene utilizzato per individuare il peso presunto del feto al momento della nascita. C'è stata una grossa discrasia sostanzialmente tra quello che diceva la macchina e quello che è stato poi in realtà. Fatto sta, perché si è scelta il percorso di quel tipo? Il percorso è stato scelto in funzione dei vantaggi che sembrava offrire, cioè primo tra tutti il fatto che i genitori del bambino non erano persone particolarmente abbienti, per cui la scelta di questo tipo di strumento processuale consentiva di avvalersi del gratuito patrocinio e quindi anche le spese del perito nominato dal giudice sarebbero rientrate nell'ambito di un gratuito patrocinio. Viceversa, la scelta di una mediazione avrebbe comportato la necessità di sostenere o contribuire, diciamo che sarebbe stato sicuramente oggetto di negoziazione anche quello, però c'era sicuramente l'alta probabilità che la struttura sanitaria, che era la controparte presente al tavolo, non avrebbe voluto sostenere in proprio le spese. Quindi che fossero state divise o fossero state interamente a carico dei genitori, evidentemente non erano nelle condizioni di poterle sopportare. C'era poi una questione relativa alla volontà proprio di accertare in qualche modo, al di là del quantum, alcuni profili dell'AN, cioè alcuni profili se effettivamente si poteva imputare alla struttura quella responsabilità, e quindi si è cercato di andare su un tipo di procedura negoziale, chiamiamola così, finalizzata alla negoziazione, che avesse il vantaggio che in ogni caso la perizia che, come diceva la professoressa La Bontà prima, la perizia che veniva fatta avrebbe potuto essere utilizzata in giudizio indipendentemente dagli esiti a favore dell'uno o dell'altra parte, ma contando con una certa tranquillità che la struttura sanitaria sarebbe in qualche modo risultata responsabile dal punto di vista degli avvocati che agivano per la tutela di questa famiglia, si diceva, se noi facciamo una mediazione e ci troviamo poi a disporre di una perizia che dà torto all'ospedale, potremmo avere difficoltà a utilizzare questa perizia in un giudizio, perché sicuramente l'ospedale si opporrà
all'utilizzo di questa perizia, ritenendo che debba rimanere riservata così come è riservato tutto quello che si fa in mediazione. Viceversa, se facciamo una perizia che ci dà ragione, questa perizia la potremo utilizzare, volente o nolente, la volontà della struttura sanitaria. Quindi questi sono stati i due vantaggi che si presupponevano come criteri fondamentali per la scelta. La non vincolo della riservatezza da un lato e il gratuito patrocinio dall'altro. Si è quindi proposto il ricorso nel febbraio del 2013, il ricorso all'articolo 696 bis, quindi a questo accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione. Si è avuto, guardate i tempi perché poi alla fine saranno importanti i tempi, da febbraio si è arrivati a giugno, dopo una prima udienza di costituzione delle parti, l'udienza in cui il giudice ha disposto la nomina e quindi il giuramento del CTU, o meglio, la prima udienza, il giudice ha constatato la costituzione delle parti, eccetera, eccetera, dopodiché ha nominato il perito che viene convocato a un'udienza successiva per proporre il giuramento. Quindi comunque l'incarico, il CTU sta per consulente tecnico d'ufficio, quindi il perito nominato dal giudice, lo acquisisce nel giugno del 2013 con un tempo di 150 giorni per il deposito della perizia. Cominciamo, quindi viene fatta una visita del minore, del bambino, un'unica visita, e alla luce di questo, dopodiché i periti nominati dalle parti insieme al perito nominato dal giudice hanno un breve scambio di epistolare, ma le cose inspiegabilmente rimangono sospese fino a che, in prossimità del termine fissato per il deposito della perizia, il perito chiede una proroga del termine di deposito della perizia. Quindi siamo già arrivati a febbraio 2014. Il giudice concede la proroga di 120 giorni. Altro scambio epistolare, in prossimità della scadenza di questa proroga, il perito chiede un'altra proroga e siamo a maggio del 2014. A quel punto lì, tralascio ovviamente, è un caso un po' particolare, ma si viene a sapere per vie del tutto traverse che nel mentre noi stiamo attendendo con la famiglia l'esito di tutte queste proroghe, praticamente il perito, che è anche appassionato, il perito nominato dal giudice, che bontà sua per carità, non è nessun problema, ma è anche appassionato di fotografie, è in viaggio nel mari del nord, in Alaska, a fotografare orsi e foche. Lo si sa perché lo si vede in quelle che erano pubblicazioni social dell'epoca, stiamo parlando 2014, ma lo si vede. Fatto sta che anche alla luce, in considerazione di questo, che succede? Si viene depositata, i difensori decidono, cosa che in genere non si fa per non indispettire il CTU, viene però depositata un'istanza di sostituzione del CTU, che aveva chiesto nel frattempo un'ulteriore proroga. Quindi si fa presente al giudice dicendo: guardi, sono già tre volte che viene chiesta la proroga, questa volta no, perché stiamo perdendo da febbraio 2013 a ottobre 2014, siamo già oltre un anno e mezzo, chiediamo che venga sostituito il CTU. Il giudice, senza neppure convocare il precedente CTU, effettivamente nomina un nuovo CTU, si è reso conto della situazione. Siamo arrivati a dicembre del 2014. Il nuovo CTU, ovviamente, dovendo riprendere in mano tutte le carte, dovendo a sua volta cominciare una nuova valutazione, però con, diciamo, un po' il fiato sul collo di dover fare le cose, il giudice è abbastanza chiaro, dice: intanto le do 120, poi vediamo. Fa un'altra visita del minore, dopodiché scambio epistolare con i periti di parte, arriva al deposito della CTU nel giugno del 2015. Tutto bene, direte voi? No, tutto bene no, perché al di là di quello che è il contenuto della CTU, dicevo, non interessa la soluzione, quindi nel caso concreto che vi sto rappresentando non credo che interessi cosa è stato detto, chi aveva ragione, chi aveva torto, non è quello che ci interessa, è il percorso. Fatto sta che in questo percorso mancava qualcosa, cioè mancava quel momento di confronto
che era lo scopo per cui si era avviato questo tipo di percorso, perché per una serie di ragioni si sapeva che c'era un'intenzione delle parti, di una disponibilità, diciamo così, delle parti a negoziare. Disponibili, lasciamo stare quali che fossero le varie ragioni, considerazioni che si sono fatte, ma sicuramente per una famiglia poco abbiente non faceva una... Diciamo che le preoccupazioni potevano anche essere altre, e vi giuro, non erano questioni di carattere strettamente economico, ma ovviamente è facilmente intuibile, legate anche al fatto di come poter concretamente assistere poi il minore nelle difficoltà quotidiane. Fatto sta che quindi si dice, si fa presente al giudice, caro giudice, sì, abbiamo la perizia, però non c'è stata data la possibilità di sederci intorno a un tavolo di conciliazione. Noi abbiamo fatto questa procedura perché volevamo raggiungere questo scopo, e ovviamente diciamo che per noi sarebbe importante avere un confronto diretto con la struttura ospedaliera, piuttosto che con che si realizzasse insomma un dialogo, che non c'è stato, e quindi viene depositato una istanza al giudice affinché venga invitato il perito a proporre una conciliazione fattiva tra le parti, e quindi ad attivarsi sostanzialmente tra le parti per proporre in qualche modo dei termini di accordo. E il giudice ordina il rinnovo del tentativo di conciliazione, che prende atto non essere stato fatto, e però lo fa con un'ordinanza dell'agosto del 2015. Siamo già arrivati nel 2015. A quel punto si fa l'udienza di verifica, nella quale si prende atto che sostanzialmente è stata una cosa abbastanza surreale, perché il giudice prende atto che un tentativo di conciliazione sia stato, tentativo di conciliazione, ripeto, surreale, nel senso che il perito ha convocato avvocati e periti delle parti, li ha messi intorno al tavolo e ha detto: beh, quella è la mia perizia, di cui non cambio ovviamente niente, visto che è già depositata. Avete delle osservazioni ulteriori? Volete scambiarvi delle proposte? Sì, no, bene, grazie, arrivederci. Questo è stato lo scopo. Okay? Allora, quali sono le considerazioni che possono venire fuori da questo caso, che è stato un caso che è particolarmente tormentato, come vedete voi? Innanzitutto le tempistiche, cioè dal 2013 al 2015. Quindi stiamo parlando febbraio 2014, febbraio 2015, 2 anni e mezzo per arrivare a sapere che di fatto un tentativo di conciliazione non ci sarà, non c'è stato, e ad avere in mano comunque una perizia che, bontà loro, sarà utilizzabile in un processo. Processo che a quel punto inizierà 2 anni e mezzo dopo di quando avrebbe potuto iniziare, intendiamoci. Perché noi a quel punto lì, anche in considerazione proprio dello stato economico della famiglia, non avrebbe avuto senso iniziare parallelamente un processo dove comunque il giudice ci avrebbe rimandato a fare un OCTU. Quali altre considerazioni? La perdita di controllo. Fondamentalmente direi che il punto focale è la perdita di controllo che c'è stata, come in ogni procedimento giudiziale avviene, quando le parti si entrano in un percorso gestito da norme codicistiche, da norme procedurali e da soggetti che appartengono all'ordinamento giudiziario, perdono il controllo della procedura. In questo caso c'è stato sicuramente una serie di sfortunati eventi, chiamiamoli così. Ci abbiamo trovati di fronte a periti che non erano particolarmente interessati a quello che stavano facendo, o che comunque potevano... Io adesso, guardate, Non ne sto facendo assolutamente un discorso di competenza o meno dei feriti che sono intervenuti. Poteva benissimo essere stato un problema di salute del primo perito ad avergli impedito di depositare la sua perizia, il suo elaborato. Ci poteva stare benissimo, perché può succedere che il perito è un essere umano e quindi può avere problemi seri, tali per cui si rompe una gamba, viene investito da una macchina, qualunque cosa, e i tempi si dilatano. È che questi eventi comportano la necessità di fare istanze, comportano la necessità che il giudice fissi delle udienze secondo le disponibilità del suo calendario. Ci sono i tempi tecnici dovuti anche alla sospensione feriale delle udienze, di questo e di quell'altro, per cui, volenti o nolenti, si entra comunque in un meccanismo che ha dei tempi propri, dei tempi che non collimano più con le esigenze delle parti.
che sono dei tempi che possono dilatarsi, non dico all'infinito, ma in maniera veramente abnorme, e non si è più in grado di controllarli. Finché non arrivi alla fine non sei in grado di fare niente. Altra cosa, ovviamente, quindi la formazione che mancava da parte perlomeno dell'ultimo perito, che nemmeno, cioè che per il quale il concepire il tentativo di conciliazione è stato concepire uno scambio di autonomo di proposte tra le parti, comunque proposte che sarebbero state in ogni caso puramente transattive, cioè puramente transattive rispetto al numero che veniva indicato, che è stato indicato nelle perizie, i risultati di una perizia. Quindi una transazione non è una negoziazione. La transazione vuol dire che io da 0 a 100 negozio su qualche punto che sta tra 80 e 20, 70 e 30, 60 e 40, ma mi muovo su quella linea. La negoziazione poteva mettere sul tavolo qualcosa in più, ad esempio coperture assicurative future per gli altri fratelli di questo bambino sfortunato, oppure altre forme di sostegno, che non sono necessariamente forme di sostegno economico, ma altre tipologie. Tutto questo manca in un tipo di conciliazione fatto a questo interno, all'interno di un procedimento di questo tipo. Manca perché manca una formazione adeguata. Cosa avrebbe potuto essere diversamente? Beh, si sarebbe potuta fare una mediazione, era l'alternativa. Ci sarebbe stata una domanda di mediazione a cui avrebbe seguito un primo incontro, dopodiché se le parti fossero entrate avrebbero nominato il cosiddetto CTM, consulente tecnico in mediazione, che attenzione sarebbe stato scelto dalle parti e avrebbe dovuto rispondere di quello che faceva direttamente alle parti e non a un giudice, quindi alle parti. Dopodiché si sarebbe aperto un confronto su quegli esiti e si sarebbe arrivati o meno a un accordo. Tutto semplice? No, evidentemente, perché il problema della domanda di mediazione è questo a oggi. Mentre nel procedimento giudiziario vai avanti anche se la controparte contumace, nel procedimento di mediazione, se la controparte non compare, decide di non comparire, tutto quello che segue non lo fai. Altro problema, il confronto. E in caso di mancato accordo sarebbe stata utilizzabile quella perizia? E qui torniamo al discorso dell'utilizzabilità. Probabilmente sì, se dava ragione a una delle parti, cioè se non avesse danneggiato nessuna delle parti. O lo decidi prima, è ovvio che deciderlo dopo a perizia fatta, c'è sempre quella parte che sarebbe contraria al suo utilizzo. Quindi l'utilizzabilità va negoziata e non è affatto detto che le parti siano disposte a negoziare su questo, soprattutto le assicurazioni, soprattutto le strutture sanitarie, perché evidentemente, ma anche le parti, anche i privati a volte nelle questioni che sono veramente incerte, che hanno un alto grado di incertezza. Più incerta la situazione, più è difficile che si faccia il salto nel buio di dare l'accordo preventivo a che possa essere utilizzata successivamente quella perizia. Quindi ecco, credo che nella diversità degli elementi di questi istituti, il modo con cui si sono svolti mette in risalto quelle che sono le difficoltà, mette in risalto quelle che sono gli elementi di favore e gli elementi di sfavore. Personalmente ritengo una cosa, che forse si dovrebbe pensare in un futuro a un'integrazione dei due elementi. Potrebbe non essere un'idea sbagliata per massimizzare i vantaggi dell'uno insieme ai vantaggi dell'altro. Certo è, e questo purtroppo è una constatazione che credo che chiunque operi nei tribunali la può fare, mentre nell'ambito della mediazione è più facile che tu ti possa trovare qualcuno che sa gestire un negoziato, nell'ambito del processo ordinario la formazione sia di magistrati sia dei periti, la formazione a gestire un negoziato è quello che manca, non è una competenza richiesta, giustamente, fondamentalmente il motivo è questo. Però teniamo presente, attenzione, che il nuovo PNRR prevede che tra le riforme del processo civile ci sia anche la formazione dei magistrati alla mediazione. Non vi ho detto, ma ve lo dico adesso, da febbraio 2013 a settembre 2015 abbiamo cambiato tre giudici.
Quindi oltretutto c'è stato anche un ritardo dovuto all'alternanza dei giudici e solo l'ultimo giudice sapeva di che cosa si stava parlando quando le abbiamo parlato di mediazione. I primi due assolutamente non era una cosa interessante. Quindi ecco, è stata un'esperienza utile, dalla quale però certe volte si capisce anche perché, ahimè, certe volte in ambito medico-sanitario hai di fronte all'incertezza di adottare una situazione, di adottare un percorso, adottare l'altro percorso, si sceglie il deposito della denuncia, della querela in procura e si dice faccia al procuratore. Alla fine si porta tutto sul piano penale e quindi mi risolvo il problema, non ho problema, affido, spero di trovare un giudice che mi nomini un perito che faccia le sue ricerche sull'ambito con nomina da parte di una procura della Repubblica e quindi tutto diventa più radicale, tutto diventa, si polarizza il confronto, si limitano le possibilità di accordo e a quel punto lì abbiamo preso già un'altra via, abbiamo preso un'altra declinazione che a volte è ingiusta nei confronti, lo bisogna anche dire, è ingiusta sia nei confronti delle parti quando viene archiviata così semplicemente, ma può essere ingiusta anche nei confronti dei medici quando vengono sottoposti in continuazione a una sorta di ricatto del tipo e io intanto ti querelo. È facile fare querela, però nella professione di un medico avere delle querele non è una cosa con cui si convive facilmente, a nessuno piace. Ecco, per evitare quella declinazione, a mio parere, questi percorsi andrebbero valorizzati e credo che il segreto per la valorizzazione di questo sia sempre una diffusione della cultura e un'adeguata formazione degli operatori che ci devono lavorare. Se a monte di tutto questo ci fosse un'adeguata formazione, si potrebbe pensare a protocolli d'intesa tra strutture sanitarie e mondo dell'avvocatura, per avviare l'una o l'altra via, si potrebbe pensare a un'integrazione di queste due vie, si potrebbero pensare tante cose, ma se non c'è la formazione, se non c'è la cultura, rimarranno sempre delle strade con cui certe volte proprio ci si trova imbrigliati in qualche cosa che non serve allo scopo. Io finisco qua perché voglio lasciare a Giampaolo il tempo per ciò che è suo. Grazie Maurizio, puoi ricondividere lo schermo per favore, perché con quella tua slide ti voglio rappresentare in questa brevissima narrazione che in realtà sarà una narrazione sulle considerazioni che tu hai fatto. Rivuoi la mia slide? Sì, no, la tua, proprio la linea del tempo che hai messo per dirti che sostanzialmente sei stato non fortunato, molto di più. Perché mentre la tua vicenda parte nel febbraio del 2013 e termina nel settembre del 2015, quella diciamo che narro attraverso le considerazioni che più che fattuali mi portano a fare riferimento al perché poi lo scegliere in autonomia fin dove è possibile e necessario, è partita nell'aprile del 2013 e non ancora finisce. Quindi sono passati la bellezza di 8 anni. Sono passate la bellezza di 8 anni perché? Perché al momento stiamo parlando di un evento avente ad oggetto responsabilità sanitaria di una persona che è entrata con le proprie gambe in ospedale in una domenica di aprile e vi è uscita esattamente 48 ore dopo morto completamente. Quindi per dirvi come questa vicenda ha avuto un inizio veramente rocambolesco, una fine veramente molto molto triste. La prima fase di questo contenzioso è stata la scelta da parte dei familiari di non perseguire penalmente la struttura sanitaria e quindi i medici, per una serie di ragioni, non da ultimo il fatto che molto spesso all'interno del, come ho accennato prima, all'interno del percorso penalistico, il filtro del processo tende ad alterare, su persone particolarmente sofferenti per l'evento, tende ad alterare il percorso sanitario che si è svolto. E quindi sostanzialmente, anziché alleviare un po' non dico il dolore, ma comunque alleggerire il peso di questo evento, tende ad appesantirlo. Attenzione, non sto dicendo che
non sia necessario il percorso penalistico, ma siccome parliamo del 2013, quindi c'era una legislazione, la legge Gelli-Bianco era ancora lontana, comunque parliamo di un aspetto che in concomitanza di quell'evento venne deciso di non essere perseguito. Da lì però il percorso, la mediazione, tu sai che all'epoca c'era già il decreto del fare, il decreto del fare era di lì a poco di essere approvato perché avvenne ad ottobre, c'era il decreto del fare, quindi subito dopo la determinazione di provare delle soluzioni conciliative, con l'avvento del decreto del fare, la mediazione assumeva, diciamo così, degli aspetti di maggior favore rispetto a quello che era stato il triennio precedente, dove c'era il nulla pressoché totale dal punto di vista sanitario, perché non si presentavano proprio, o non mandavano lettere, o non presenziavano, o addirittura facevano mandare le lettere dell'assicurazione. Beh, alla fine, intorno al 2014, fine 2014, quindi ormai a distanza di un anno e più, dall'evento, a fronte del silenzio, si intraprese il percorso conciliativo, o meglio, si intraprese la mediazione obbligatoria e l'ASL di riferimento non partecipò e fece inviare solo ed esclusivamente una lettera da parte dell'assicurazione nuovamente, perché era l'epoca in cui l'esplosione dei casi di responsabilità medica stava portando ad un nuovo e diverso allineamento delle compagnie assicurative nazionali e straniere sui rapporti con le singole ASL di appartenenza. E questo creava non pochi problemi in questi aspetti di natura volontaria, perché ti costringevano quasi sostanzialmente al passaggio immediatamente di natura giudiziale. Sottolineo che all'epoca c'era la possibilità di utilizzare lo strumento del 696 bis, però l'esperienza sostanzialmente ha spiegato due fattori rispetto a quello che hai detto tu e che in questo caso sono tornati ancora più utili. Il primo, la legge Gelli-Bianco ha introdotto l'obbligatorietà del 696 bis per quanto riguarda la responsabilità sanitaria dopo che era transitata attraverso un'esperienza non proprio favorevole, ma comunque sicuramente maggiormente deflattiva rispetto al passato, del 445 bis, cioè dell'accertamento diciamo sanitario in ambito previdenziale, cioè delle questioni legate a previdenza e assistenza obbligatorie. Anche lì abbiamo avuto modo di vedere come nel 696 bis una questione molto molto semplice. L'albo dei CTU non è stato parimenti riformato rispetto a queste novità gestionali di questi istituti, al punto tale che nel 2010 prima e nel 2015 dopo, in occasione di due scritti sulla CTU, proposi, che poi è quello che venne fuori anche di recente, proposi l'introduzione all'interno del codice, nella parte dedicata agli ausiliari del giudice, della figura del mediatore ausiliario del giudice. Perché ad un certo punto si capiva che potevi mettere tutte le parentesi conciliative che volevi all'interno di tutti i percorsi tecnici dell'ausiliario del giudice, ma quello della mediazione e quello della conciliazione mancava sempre. Quindi delle due, tra fare una consulenza tecnica, una conciliazione, un 696 bis e la mediazione, si preferì comunque la mediazione, perché si ritenne che quella aveva una maggiore possibilità di gestione e non pregiudicava in alcun modo il giudizio. Il paradosso dove avvenne? Avvenne che nel momento in cui si doveva aprire la CTU, ci vollero la bellezza di 2 anni per arrivare alla nomina del CTU. Per un semplice motivo, perché come dicevo prima e vedevo che Silvana annuiva e quindi condivideva, l'albo dei CTU io l'ho sempre definito un centro per l'impiego. Un centro per l'impiego, ovvero sia dove molto spesso tantissimi professionisti alle prime armi
nel tentativo di individuare un proprio percorso professionale che dia, diciamo, maggiore fortuna rispetto a quello magari della professione sua propria, non tanto quello sanitario, ma soprattutto gli altri, quelli in ambiti tecnici, si iscrivono, ma poi magari, grazie al cielo, con alterne fortune della loro vita professionale, si dimenticano di essere iscritti all'interno di quell'albo e conseguentemente a distanza di tempo gli arriva, gli piove dal cielo una nomina, perché anche il meccanismo di revisione previsto dalle disposizioni di attuazione del codice civile non è affatto felice, e questo penso Silvana ce lo possa confermare. Bene, ci vogliono 2 anni perché nell'ordine 3 CTU, conoscendo una delle parti, non potevano in alcun modo, avendo rapporti diretti con le parti in causa o comunque con persone prossime alle parti in causa, rinunciarono. Altri 2 rinunciarono perché svolgevano l'attività altrove e addirittura venne colta l'occasione per cancellare, cioè gli ricordavano che dovevano cancellarsi perché non volevano più essere iscritti, fino a quando ad un certo punto, finita questo problema dei CTU, si individuò un CTU di fuori regione, cioè fuori della regione distrettuale dove si amministrava il giudizio, con la necessità di richiesta di una deroga da parte del presidente al presidente del tribunale, ma in quel momento cambiò il giudice, il quale, cambiando il giudice, ritenne di nominare un diverso consulente. Alla nomina di questo consulente, che niente di meno, su una questione particolarmente specialistica, nella quale gli venne chiesto e detto se aveva la competenza specifica, e lui rispose che si sarebbe avvalso di un ausiliario, fece una consulenza tecnica e all'esito della quale, cambiando il giudice per la terza volta, quindi siamo arrivati al cambio del terzo giudice, nel frattempo siamo arrivati al 2017, cambiando il giudice la terza volta, si cambiò anche il CTU, perché si ritenne che la consulenza tecnica fatta precedentemente non era adeguatamente specialistica rispetto al caso concreto. In quel frangente venne riproposta nuovamente la mediazione. Venne riproposta nuovamente la mediazione perché l'unico passaggio saggio che ebbe questo giudice nel rinnovare il percorso era: medio tempore, andate e tornatevene in mediazione, perché probabilmente potete svolgere all'interno di quel percorso un momento conciliativo. Si arrivò questa volta al primo incontro, considerate che ovviamente chi aveva promosso la controversia aveva già una propria consulenza tecnica di parte depositata ed allegata alla citazione, la quale ovviamente costituiva la cosiddetta piattaforma sulla quale affrontare gli aspetti del decorso. Stiamo parlando di 48 ore, quindi la valutazione di un decorso di 48 ore, sulla base della quale provare a gestire gli aspetti squisitamente sanitari della vicenda. L'ASL venne, ma al momento in cui gli venne detto la CTU farà il suo percorso, scegli un tuo consulente che possa dare una lettura critica della mia elaborazione peritale e della elaborazione peritale della cartella clinica, l'ASL disse, si rifiutò, si trincerò dietro a questo, perché riteneva che c'erano potenziali ipotesi di responsabilità erariale per i soldi che spendeva per nominare il consulente nelle more di eccetera, quindi naufragò anche questo secondo passaggio. Si arrivò sinteticamente alla fine che solo in occasione di un rinnovo ulteriore di chi crede veramente nella mediazione, e tuttora siamo nel 2021, attualmente pendente, dove in ragione degli esiti favorevoli alla parte e sfavorevoli all'azienda della consulenza tecnica, si è voluti direttamente tornare al tavolo della mediazione a pendenza di giudizio, quindi con ancora tutte le memorie da completare e via discorrendo, perché si è ritenuto, come diceva qualcuno, relata refero, nel senso ho memoria di questo passaggio, che la sede conciliativa fosse quella nella quale
anche l'aspetto irradiale potesse trovare una migliore composizione in ragione dello scenario potenziale dell'esito del giudizio. Allora, in questa breve narrazione abbiamo, diciamo, i tre scenari. Lo scenario numero uno, quello dell'horror vacui, cioè di quando qualcuno entra in mediazione e ha paura di non sapere come possa essere governato il procedimento. E questo è frutto dell'ignoranza, come avete detto voi in anticipo, della mediazione. Il secondo aspetto, dal 2010 in poi non ci siamo mai stancati di dire che anche la figura dell'esperto dell'articolo 8 non può essere quella del tuttologo da bar, ma deve essere qualcuno che, affiancando il mediatore al pari di come affianca un giudice, sia nella condizione di conoscere le regole all'interno delle quali inserisce la propria posizione professionale e tecnica. Perché sappiamo tutti che molto spesso noi avvocati, quando partecipiamo a sessioni di consulenze tecniche d'ufficio piuttosto che di consulenza tecnica conciliativa ai fini della composizione della lite, il primo problema che incontriamo è che queste persone non conoscono una virgola del processo o una virgola del procedimento di mediazione. E lo dico in maniera critica, perché molto spesso potevamo anche noi accorgercene prima che c'era questo vuoto assoluto di preparazione. E conseguentemente il venir meno del peritus peritorum, cioè della funzione diciamo di conoscenza a 360 gradi del giudice, doveva comportare un alert da parte nostra, intervenendo da subito nella formazione dei consulenti tecnici, e questo è mancato. Terzo e ultimo passaggio è che la storia recente ci sta insegnando che anche quando una decisione alleggerisce la responsabilità del soggetto che ritiene di non essere in grado di decidere, uno spazio di autonomia privata, e questo credo che il professor Bona meglio di ogni altro ci potrebbe fare una lunga narrazione di come oggi l'autonomia privata abbia trovato sponda negli aspetti patologici dei rapporti giuridici, credo che rimanga comunque la soluzione migliore, in quanto delegando questa scelta alla giurisdizione, molto spesso non è che non ti torna indietro una decisione, è che non ti torna indietro un percorso giurisdizionale coerente con quello che uno effettivamente si aspetta in determinate circostanze. Quindi questi momenti soprattutto dedicati alla responsabilità sanitaria evidenziano che effettivamente la giurisdizione dovrebbe essere riservata ad aspetti particolarmente significativi dove l'autonomia privata non riesce a trovare la sua giusta composizione, attraverso però persone competenti, la cui competenza non è solo una competenza tecnica, ma, come hai giustamente evidenziato tu, Maurizio, una competenza di carattere negoziale. Ed è per questo che dicevo da tempo, e dico da tempo insieme a tutti gli amici che tu sai dell'associazione UNAM, che un modello italiano è necessario per far sì che le peculiarità del futuro non auspicato processo trovino una soluzione anticipata, in ragione del fatto che comunque la negoziazione italiana non è forse certamente quella americana. Quindi magari, Silvana, spero di rivederci presto e che la vicenda sia finita, per potervi raccontare come sia andata a finire, perché ad oggi, dopo, ecco, tu hai avuto un CTU con tante proroghe, io ho avuto tanti CTU che non hanno accettati, con uno che ha fatto strazio e malgoverno della propria scienza, non ti parlo di quello del processo, e un altro che poi ha fatto il dovere suo, dando ragione alla famiglia del malcapitato. Però è andato ad affiancare tre giudici, ognuno dei quali concepiva il modo dell'ausilio del tecnico in maniera diversa, e quindi siamo ancora lì che stiamo cercando di capire se la mediazione sia lo strumento migliore per chiudere questa partita. Grazie Silvana, grazie Maurizio e grazie al professor Bona. Ringrazio davvero molto per questi due casi concreti che hanno, direi, calato, come sempre, insomma, la vividezza degli esempi, rende giustizia anche di tante affermazioni teoriche che si fanno, e insomma nulla
è più incisivo di esempi concreti. In realtà devo dire qui avete toccato molti aspetti del diritto sostanziale, ma del diritto anche e soprattutto processuale, importanti che ruotano intorno a tutto, a questi contenziosi. E un punto dolente è sicuramente quello della consulenza tecnica d'ufficio, della consulenza tecnica d'ufficio inserita all'interno del contenitore processuale e inserita all'interno della mediazione, perché qui la figura del consulente tecnico, della sua competenza nella sua specifica materia, nella disciplina processuale quando si inserisce dentro ad un processo, nel contenitore conciliativo ove si inserisca nello strumento del 696 bis o in mediazione, è davvero fondamentale. E in verità non so se avete avuto occasione di dare lettura alla parte della legge delega che si occupa della consulenza tecnica d'ufficio e quindi dei principi di riforma della consulenza tecnica d'ufficio, devo dire che almeno a mia prima lettura mi pare assai deludente, cioè nel senso che quelle problematiche che abbiamo evidenziato non mi sembra trovino una risposta adeguata, laddove invece una risposta adeguata sarebbe assolutamente necessaria. Sia ribadisco in punto di verifica delle competenze dei soggetti iscritti negli albi, sia in punto di conoscenza almeno epidermica, non si tratta che uno debba essere un processual civilista, ma del processo e anche degli strumenti conciliativi. Va anche detto che anche tutto il profilo relativo alla retribuzione mi sembra assolutamente claudicante, ed è chiaro che se si vogliono determinati tipi di professionisti che compongono questi albi, anche il profilo di compenso deve essere parametrato. Questo per dire che tutto fa parte di un grande quadro, che tutto dovrebbe essere preso in considerazione anche per rendere questi strumenti precontenziosi e alternativi al processo nel contenzioso da responsabilità medico-sanitaria possano diventare degli strumenti più efficaci. Certamente condivido con voi, dal momento che parlo da ovviamente docente universitario, la formazione è importante, dovrebbe essere promossa però anche questa formazione. Facevo menzione dell'articolo 15 della legge Gelli Bianco, sì, ci dice che questo collegio peritale deve essere composto da periti che abbiano anche competenze conciliative comprovate dietro anche la formazione di percorsi formativi. Però non ci viene detto quali siano questi percorsi formativi, in che contesto vadano inseriti, chi li deve svolgere e quindi come giudice li possa valutare esistenti e validi. Per cui la strada da percorrere è ancora lunga e sicuramente siamo chiamati noi tutti a spingere in quella direzione, a fare il nostro. Certamente ribadisco, mi pare che la riforma del processo civile sotto questo punto è l'articolo 1,16, se non erro, della legge 206 del 2021, sul punto non abbia proprio del tutto centrato l'obiettivo. Se posso brevemente fare solo un mio parere su questo punto, che la mia constatazione, almeno il mio credo in questo momento storico, è che bisogna centrare molto sui giudici. Ricordiamo che per mediazione o per consulenza tecnica d'ufficio si arriva attraverso anche i giudici, perché la mediazione può essere anche delegata dal giudice in un qualunque giudizio. Se il giudice, nel momento in cui invita le parti alla mediazione o va a scegliere lui direttamente il perito che si deve occupare di un accertamento peritale in questa materia, curasse in maniera particolare gli aspetti di contesto negoziale che ci sono e richiedesse una particolare qualifica di quei periti, cioè andasse ad accertare effettivamente la competenza negoziale
di quei periti, avrebbe oggi sicuramente maggiori possibilità di destrutturare questo tipo di contenziosi, perché è ovvio che è un dato di fatto che ancora, nonostante siano passati tanti anni, nelle mediazioni obbligatorie l'handicap di fondo è la mancata partecipazione delle parti. Io per esperienza, ormai insomma, sono abbastanza anni che faccio mediazioni, quelle in materia medico-sanitaria che partono sono veramente, veramente poche. È diverso se fosse un giudice a mandarti le parti in mediazione, perché allora già il discorsetto, tra virgolette, che in genere fa il giudice prima di mandare le parti in mediazione può essere un ottimo incentivo. Tenendo presente che poi la lunghezza, il protrarsi più di tanto di queste cause non fa bene neanche al sistema ospedaliero, perché vuol dire tenere a bilancio delle forme, delle somme immobilizzate come possibile perdita per anni. Quindi tutto sommato concentrarsi sul punto consente di ottimizzare il sistema, e chi può concentrarsi sul punto in questo momento qui, secondo me, sono la magistratura, sono i magistrati. È su di loro che in primo luogo va concentrata l'attenzione. I periti, una volta che il magistrato ti comincia a pretendere, a selezionare un certo tipo di periti, vedrai che i periti si adeguano. Sì, ecco, invece in questa direzione devo dire la legge delega per la parte che riguarda la mediazione e per la parte che evochi tu, Maurizio, cioè di formazione dei magistrati alla mediazione, ecco, in quello invece l'articolo 1,4 invece direi che va esattamente nella direzione giusta, cioè sottolinea la necessità di prevedere una formazione dei magistrati alla conoscenza della mediazione, per cui ecco sì, in quella direzione direi che la cornice che viene delineata, e speriamo che i decreti attuativi implementino quei principi in modo efficace, mi sembra che la direzione sia quella corretta, sia quella giusta. Vedo nella chat che una partecipante indica peraltro una terza via che si sta profilando, menziona nella regione Lazio, in ragione della nascita di una camera di conciliazione regionale in materia sanitaria e dei servizi pubblici istituita con una legge regionale, che in fondo va nella direzione, Maurizio, che evocavi tu, cioè del fatto di non limitarci a quello che abbiamo, ma anche di tentare appunto delle nuove vie che elasticamente magari combinino degli elementi. I famosi protocolli di cui parlavo prima si possono fare. Ci sono iniziative di questo genere anche a livello di singoli ospedali, perché non dimentichiamo che molti ospedali adesso si muovono senza coperture assicurative se non per i casi più gravi, quindi gestiscono in proprio il contenzioso sanitario fino a un certo valore presunto, insomma, di richieste. E il fatto di muoversi senza particolari coperture, perché questo è dovuto al fatto che le assicurazioni sanitarie per un ospedale costano tantissimo e hanno un'incidenza sul bilancio notevole, quindi molti ospedali, soprattutto di piccole dimensioni, preferiscono gestirli autonomamente, e nel momento in cui fanno queste scelte quasi sempre si siedono al tavolo. Quindi questi protocolli anche a livello locale ce ne sono. Mi ricordo proprio anni fa c'era qualcosa del genere anche a Trento, c'era fatta un'esperienza di questo tipo. Sono sicuramente da potenziare queste esperienze, perché possono essere esperienze estremamente utili, e credo che vadano associate anche a un'attività, in quel caso, formativa per il personale sanitario, perché non dimentichiamo che gran parte del contenzioso nasce per questioni che diventano questioni di principio in assenza di una non adeguata comunicazione medico-paziente, struttura paziente. Maurizio, tanto quello che dici tu, forse lo ricordo perché lo affrontammo tante volte anche con Angelo, vennero organizzati proprio dei corsi di formazione nei quali vennero chiamati, se ti ricordi, i componenti degli uffici legali interni, lì dove le ASL avevano gli uffici legali interni,
proprio per fondere, diciamo, per capire le loro ragioni, ma per far capire a loro il punto di vista di colui che voleva favorire la mediazione. Riguardo alle camere, per dire quale può essere la terza via, volevo segnalare ad esempio che nel passaggio dalla consulenza tecnica, quella tradizionale, a poi quelle più specialistiche, ad esempio gli odontoiatri si sono organizzati attraverso la spinta di alcuni, faccio questo esempio perché è un esempio che ho vissuto più da vicino con l'Università di Bologna, si sono organizzati con un settore di cosiddetta odontoiatria legale, specializzata particolarmente poi nello sviluppo della mediazione, quindi dell'utilizzo della mediazione come soluzione dei propri casi, facendo nascere proprio dei protocolli nelle strutture, diciamo, negli studi dentistici con una clausola, diciamo così, di mediazione. Questo perché poi volevano arrivare sostanzialmente ad avere dei consulenti tecnici che fossero effettivamente a conoscenze specialisti del settore odontoiatrico, perché come vi anticipavo, uno dei più grossi problemi è che l'albo dei CTU menziona quello dei medici chirurghi in generale, ma nel 1942, che non esisteva il mondo delle specializzazioni, oggi tu non hai bisogno solo del medico legale tout court, ma hai bisogno del medico legale e dello specialista. Ma siccome non ci sono settori di specializzazione all'interno dell'albo, se non genericamente intese, tu puoi pescare nel mazzo un pediatra che si va a occupare di una questione di cardiologia piuttosto che di gastroenterologia. Quindi questi problemi in alcuni casi con le buone prassi si sono risolte attraverso una formazione dei singoli soggetti favorendo questo percorso di natura conciliativa. Quindi laddove il codice non arriva per n motivi, ci si prova ad arrivare di altra maniera. Assolutamente condivido, come sempre si dice, sì, anche a fronte magari di una norma assente o di una norma non, diciamo, perfettamente scritta, sicuramente si possono promuovere buone prassi, e queste buone prassi che nascono dal basso, sono non solo opportune, ma magari possono poi spingere anche a poi un cambiamento della normativa, esistente o all'istituzionalizzazione, di queste buone prassi. Quindi sicuramente non era la mia riflessione precedente per negare l'impegno che noi tutti dobbiamo mettere perché queste buone prassi, si formino e vengano applicate. Direi che l'incontro è stato ricco di spunti e di riflessioni. Chiedo se qualcun altro voglia condividere qualche altra considerazione. In caso contrario, ovviamente ringrazio sin da ora i relatori per tutto ciò che hanno voluto condividere. Direi che è un tema assolutamente caldo, assolutamente multisfaccettato e che necessiterà di un ulteriore approfondimento e quindi di ritornare sull'argomento. Questo è stato un primo esperimento anche interdisciplinare. Spero che ve ne saranno degli altri e spero che tutti i relatori che abbiamo avuto quest'oggi vorranno raccogliere nuovamente il mio invito per entrare di nuovo in dialogo. Ove non dovessero quindi esserci altri commenti dal pubblico, ringrazio tutti voi nuovamente e spero per questo alla prossima. Grazie molte.